Buongiorno e bentrovati su Tele4 in questa domenica 29 di gennaio con Sveglia Trieste. Iniziamo ora la rassegna stampa, poi avremo con noi ospiti il senatore Francesco Russo del PD a partire dalle 7.30, Emanuela Declic di Forza Italia a partire dalle 9. Iniziamo con le prime pagine, l'ombra delle mafie sull'economia, Friuli Venezia Giulia, l'allarme dell'apertura dell'anno giudiziario, la notizia poi che viene relegata in seguito, più reati dei minori, anzi il doppio come vedremo dal nostro servizio. Serracchiani in campo, Generali mantenga radici salde a Trieste. Politica, Renzi riparte, ci serve il 40%, Mina D'Alema che invoca ancora una volta la scissione. Esteri, Trump chiude le frontiere a 7 paesi islamici, ingressi congelati, bufera diplomatica. Poi di spalla l'ex Audace, lite sugli affitti, fa chiudere il bar Sting di Piazza Unità e ancora 60 interinali a rischio alla Flex, sindacati in allarme. Monica Bellucci, l'ultima diva, incanta Trieste, premiata dal Trieste Film Festival, la carica di 22.000 cani, Trieste da record, con un 4 zampe ogni 9 abitanti. Il Corriere della Sera, Trump ferma gli immigrati, provvedimento immediato sui flussi dagli stati islamici, accordo con Putin contro l'ISIS, bloccati quelli in arrivo da 7 paesi, proteste negli aeroporti americani. La finale degli Open d'Australia, le sorelle infinite, Serena batte Venus Williams vincendo il suo settimo Open d'Australia. Renzi accelera sul voto, D'Alema allora liberi tutti, appunto parlavamo di questa potenziale scissione nel centro-sinistra che appare all'orizzonte. Sci, Vetterfil bene nella libera maschile, Sofia Sprint seconda per soli 5 centesimi. Ne parliamo tra poco, un po' di tutte le notizie, poi ne parleremo assieme ai nostri ospiti a partire dalle 7.30, tra pochissimo. Bentrovati, bentrovati in diretta Sveglia Trieste. Proseguiamo allora con la nostra rassegna stampa. Anno giudiziario, Friuli Venezia Giulia, rischio infiltrazioni della malavita. Risale proprio a pochi giorni or sono l'arresto di un operaio a Monfalcone con l'accusa di associazione di tipo mafioso. L'allarme lanciato dal presidente della Corte d'Appello Drigani e dal procuratore generale durante la cerimonia a Trieste. La fiducia nel territorio, caratteristiche culturali e sociali della popolazione sono un argine su cui forze dell'ordine e magistratura possono fare affidamento. Il report della DDA nell'ultimo biennio ha avvisato di riflessi preoccupanti in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nel denaro sporco reinvestito in realtà in crisi. E poi aumentano, in realtà raddoppiano, ma insomma i titoli si scelgono, aumentano i reati commessi dai minori, proprio il tema su cui ieri Tele4 ha approfondito nel proprio servizio d'apertura del telegiornale che rivediamo nel racconto sull'anno giudiziario della nostra Sara Ramani. Sentiamo allora il servizio andato in onda nel telegiornale di ieri. Raddoppiano i reati commessi dai minorenni, violenze sessuali, rapine ed estorsioni. Aperto così la propria relazione all'apertura dell'anno giudiziario, il procuratore generale della Corte d'Appello di Trieste, Dario Groman. Malessere giovanile che purtroppo, come molte notizie di questi giorni dimostrano, sono un problema generale del paese. I dati parlano chiaro, 42 episodi di violenza sessuale contro i 26 dell'anno precedente, casi di stalking saliti da 9 a 14, 185 reati in materia di stupefacenti rispetto ai 70 del 2015 e ben 57 rapine, praticamente raddoppiate. Ad aumentare però non sono solo i reati, ma anche la percezione di scarsa sicurezza della popolazione. Quindi il cittadino si sente sicuro se vede l'erogazione di servizi alla persona che siano degni di questo nome, se vede le città sufficientemente amministrate in maniera coerente dalle amministrazioni, vede diciamo, la sanità e quindi anche l'aspetto ambientale incide moltissimo. Non può mancare poi un accenno sulla questione richiedenti asilo, che ha spiegato il Presidente della Corte, non riguarda solo il funzionamento degli ordini giudiziari, ma incide sull'intero sistema della giustizia. Purtroppo i tempi sono inaccettabili. Come dicevo nella relazione, i tempi, dato che è consentito al migrante di impugnare giurisdizionalmente i rigetti,
dello status di protezione da parte dell'apposita commissione, quindi ha due gradi di giudizio. I tempi della magistratura sono lunghissimi perché i documenti da acquisire, gli atti di indagine da compiere sono assolutamente incompatibili con una permanenza, a questo punto potremmo dire illegale, del soggetto sul territorio, che si può prolungare anche di 3-4 anni. Lanciato infine un nuovo allarme sul fronte delle infiltrazioni mafiose, il Friuli Venezia Giulia può costituire un terreno fertile per il radicamento di forme di criminalità organizzata, ha spiegato il presidente della Corte d'Appello Riviero Drigani. Esiste quindi la concreta possibilità che questo territorio attiri interessi malavitosi, in particolare legati al riciclaggio, in occasione di grandi appalti e del rilancio turistico cittadino. Questo insomma è il quadro della situazione. Proseguiamo. Giustizia, i nodi, nuovo processo per Berlusconi. Il GUP di Milano rinvia giudizio per corruzione dell'ex premier. L'accusa è aver sborsato 10 milioni alle Olgettine per mentire. Servono Tokyo, sarà il collasso. Quelli che sono gli altri allarmi lanciati in occasione degli altri inaugurazioni dell'anno giudiziario nelle altre sedi italiane. Rinviato l'interrogatorio di Raggi, il sindaco sarà sentito entro la settimana su richiesta dei suoi legali. Poi la questione generali, l'Altolà di Serracchiani, generali resti italiana, la sfida per il Leone, la regione, il monito della governatrice, la compagnia mantenga le sue radici ben piantate a Trieste, se necessario intervenga il premier Gentiloni. La manovra sul gruppo triestino, l'interesse di Intesa San Paolo e i rumors ricorrenti su una possibile scalata da parte di Coloxi come AXA, anche il sindaco invoca insomma la permanenza di generali a Trieste. L'industriale poi Razzetto preoccupa la vendita a pezzi, Illy va blindata la sede legale in Friuli Venezia Giulia, i pareri eccellenti, Summer fare di più per i collegamenti. Governo, la sfida, Gentiloni, l'Europa spinga la crescita, il premier a Lisbona con i paesi del sud Europa, riaffermare i nostri valori, parola d'ordine, investimenti. Ognuno deve assumersi un pezzo di responsabilità sul tema immigrazione, i singoli paesi non devono essere lasciati soli. Renzi riparte, lancia la sfida del 40%, il segretario democratico, bisogna arrivarci per evitare il caos, poi attacca ad alzo zero Grillo, mentre D'Alema evoca la scissione, appunto, D'Alema che con il nuovo movimento Consenso rischia di spaccare in due il centro-sinistra, il leader del Movimento 5 Stelle che invoca il ritorno alle urne, dalla parte opposta invece Salvini e Meloni dettano le condizioni per l'unità del centrodestra. Intanto dalla regione Grimm, segretario regionale del Partito Democratico, regione al voto nel 2017, si deve andare a scadenza naturale e serve la doppia preferenza di genere. Cina, Stati Uniti, Russia nella partita dei Balcani, l'Unione Europea tema se stessa, il direttore di Limes Lucio Caracciolo che sarà domani a Trieste. Stati Uniti, Trump blocca i migranti, caos e proteste, primi fermi all'aeroporto JFK per chi arriva da 7 paesi della lista nera, legali in campo, l'Iran, faremo altrettanto appunto con gli statunitensi. Ragusa si trasforma e diventa per 15 giorni il set di Robin Hood, Nottingham, ricostruita nella città di San Biagio, il nuovo film è prodotto da Leonardo DiCaprio, oltre 1100 comparse. Ma andiamo a vedere invece sul fronte sanitario quella che è stata la bagarre in studio a Tele4 sulla questione della riforma sanitaria, in particolare dei CAP. Andiamo a vedere l'estratto della nostra trasmissione Ring, posti letto e posti in lista della giornata di venerdì. Sulla sanità, a livello di organizzazione del sistema sanitario, in questi quasi 4 anni, 3 anni e mezzo di legislatura, avete fatto un casino della Madonna. E lo dice così. Avete fatto un casino. Avete fatto un casino impressionante, dai. Un'altra cosa. Poi dopo uno può sparare e dire quello ma che non vuole. Sparare, avete ma fatto piano, un casino. Se che il piano nazionale esiti, che è oggettivo, che è il Ministero della Sanità, ci mette tra le prime 4 regioni, questi avranno elementi per poterlo dire.
dire in giro tranquillamente è un casino, cioè vabbè, è un modo così. Nell'organizzazione, nell'organizzazione della sanità. Io ricordo anche Codega, come tu e Lupieri la scorsa legislatura sparavate a zero su di noi. Molto spesso utilizzando come ha detto Codega, argomenti che noi non avete fatto nessuna riforma, non ha fatto neanche provato a fare la riforma. Ma come no? Abbiamo provato anche noi. Una pseudo-riforma di tre articoli. Abbiamo provato. Bianchi, ma è necessaria una riforma? Ecco, questo secondo voi no. Ma non lo so, era necessaria una riforma? Ce lo dica lei, 5 Stelle? Allora, cosa pensano? Loro sono arrivati adesso. Sì, non abbiamo visto quello di prima, abbiamo naturalmente il nostro programma che riguarda la salute pubblica, ma la riforma serviva perché non ci sono sufficienti soldi e questo non deriva dalla politica regionale, deriva da politica a livello diverso. Mi ha detto che sono tutti costretti a fare degli straordinari perché stanno cercando di aumentare in questi giorni, vista la disperazione, di 15 posti letto straordinari. E sono tutti che fanno straordinari, straordinari i posti e straordinari anche le ore di lavoro che fanno queste persone. Che poi, ecco, l'unica, se c'è qualcosa di buono alla sanità triestina sono i medici e gli infermieri, che sono persone iniziativa ci stanno facendo il mazzo per supplire alle carenze di questa riforma sanitaria. Allora, ecco, che, e questo non c'entra proprio niente. Questo è il quadro, la situazione di infermieri e OSS in Friuli Venezia Giulia dal dicembre 2012 all'aprile 2016, più 267. Ricordo che noi dal 2012 al 2014 abbiamo avuto un calo di budget della regione Friuli di 800 milioni da un anno all'altro. Dal 2013 al 2014 e uno deve fare i conti con i cali di bilancio, in generale 800 milioni. Ciò nonostante abbiamo sempre tenuto la cifra che riguardava il servizio sanitario regionale sostanzialmente analoga. Proseguiamo allora con la rassegna stampa. A Rigopiano l'ultimo saluto nel giorno delle lacrime, funerali per 7 delle 29 vittime della valanga che ha distrutto l'hotel. Inchiesta, 2 turbine disponibili, terremotato morto di freddo invece a Monte Reale. Il caro istinto di Merna, che 7 anni fa finì sepolto in due stati, nel 1947 il cimitero alle porte di Gorizia fu diviso a metà, il confine decapitò una salma, la testa di qua e il corpo di là. Gli addetti del governo militare alleato separarono le tombe utilizzando una rete col filo spinato. Terapia con la cannabis, l'accesso resta difficile, da gennaio in commercio la variante italiana del farmaco prodotta a Firenze, per la legge e per i medici aiuta i pazienti, rebus di prezzi e modalità d'acquisto. Andiamo a vedere la Trieste cronaca, la carica dei 22.000 cani, uno ogni 9 residenti, nel 2001 erano 17.552 gli esemplari registrati alla specifica anagrafe comunale, 3 anni fa il salto oltre quota 19.000, la spinta della legge regionale del 2012. Spazi gestiti dai cittadini dove far correre fido, il capogruppo di Forza Italia Camber, in accordo con gli assessori Lodi e Polli, lancia la ricerca di nuove aree recintate per lo sgambamento senza guinzaglio. Apertura alle unioni civili, la curia boccia di piazza, il settimanale diocesano Vita Nuova critica la retromarcia sulla sala matrimoni, una telenovela, è bastata una sentenza del TAR di Brescia a far cambiare idea. Marini parla di scelta frettolosa per Porro, sindaco precipitoso, ne abbiamo parlato anche 2 giorni fa a Ring, proprio con questi protagonisti in studio. Lite per gli affitti, l'ex bar Audace chiude, i gestori martedì l'ultimo giorno di apertura, la Carel con la società che dà in locazione i muri si sposta sul piano legale. Il saluto della città dalla porta Axidias, i funerali nella chiesa di San Nicolò. Ocean si espande, concessione lunga per i mega yacht, l'ex arsenale San Marco, ripavimentazione del piazzale, ristrutturazione di un edificio destinato a uffici e officine. Le chance di Trieste, noi ci crediamo, dice Michele Cataruzza, amministratore delegato della società. Alla Flex 60 interinali in bilico, meno lavoro nella stagione invernale, commessa Enel in ritardo, il 1 febbraio incontro tra azienda e sindacati. La mocca sempre accesa di Maria, viaggio nel rione di Valmaura dove chiude quasi tutto ma dove una microarea regala non solo caffè. Vediamo qua tantissime foto.
Andiamo a vedere la pagina sportiva, pallamano Serie A, solo i rigori da Principe cede al Bressano, 14-13 in casa, i biancorossi spaventano l'imbattuta capolista nel primo tempo ma vengono rimontati nella ripresa, decide Stabellini. Basket Serie A2, l'Almarena sfida Verona, con i dubbi Baldasso e Pecile purtroppo, alle 18 sul parquet di casa inizia per i biancorossi contro i Veneti in grande forma, il ciclo decisivo per la zona playoff sull'utilizzo dei due infortunati, coach Dalmasson deciderà in extremis. Rebus Modulo, Triestina, è il momento di riconquistare il Rocco, calcio Serie D, gli alabardati ricevono il Legnano e provano a investire, a invertire un trend che finora li vede più convincenti in trasferta. Ballottaggio Banegas Bradaschia per l'attacco. Intanto l'Inter ieri ha vinto contro il Pescara 3-0, tutto semplice per l'Inter che vede la zona Champions. Settima vittoria per i nerazzurri di Pioli che a San Siro travolgono il Pescara, segno D'Ambrosio, João Mario e Eder. Spazio anche per Gabigol. Andiamo a vedere anche la situazione della pallanuoto, Trieste 11 sorsate di acqua chiara, pallanuoto degli alabardati superano i napoletani con meno patemi del previsto e chiudono settime l'andata della 1, 11-9 il finale appunto, Orchette più Guardinghe al test invece di La Spezia. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale con il maresciallo Roberto Leonardi per sapere quelle che saranno le novità di giornata e la situazione ovviamente di traffico e viabilità. Buongiorno. Ah, buongiorno a voi. Dunque, nottata nella norma, tutto quanto tranquillo, come le avevo già preavvisato ieri nel collegamento delle ore 13.30, oggi manifestazioni particolari non ce ne sono, se non la partita della Triestina e la partita dell'Alma. Per il resto non ho nessun altro tipo di manifestazione in atto, sia nella mattina sia nel pomeriggio. Perfetto, grazie al maresciallo Leonardi per questo primo collegamento del mattino. Buona domenica e buon lavoro anche agli uomini e alle donne della polizia locale che chiaramente lavorano per garantire la serenità di tutti. Andiamo avanti con il Corriere della Sera. In primo piano Trump chiude gli Stati Uniti ai rifugiati, proteste e caos negli aeroporti, una lista nera con 7 stati islamici, Francia e Germania preoccupate, cautela di Londra. Madeleine Albright, sono nata cattolica, mi sono convertita anglicana e ho scoperto poi che la mia famiglia era ebrea, sono pronta a registrarmi come musulmana per solidarietà. Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, i miei nonni arrivavano da Germania, Austria e Polonia, i genitori di mia moglie erano rifugiati venuti da Vietnam e Cina, gli Stati Uniti sono una nazione di migranti e dovremmo esserne fieri. Miliband, stato ministro degli esteri a Londra, una scelta contro la tradizione dell'America pluralista. Eccoli qua gli stati da cui appunto non si può più partire, fa rientro negli Stati Uniti, Siria, Iraq, Iran, Yemen, Somalia, Sudan e Libia. I racconti poi delle persone fermate negli scali che non possono più partire. 120 giorni di sospensione del programma di ammissione dei rifugiati all'accettazione dopo la fine del periodo di sospensione sarà prioritaria la minoranza, sarà data alle minoranze perseguitate la priorità. America finita sull'autovolante, già demolita l'eredità di Obama, il mondo attende nell'editoriale di Massimo Gaggi. E poi l'intervista all'economista Nouriel Roubini, bisogna abituarsi, va preso alla lettera quello che fa Trump, ma per fare cosa? Telefonata poi accordo con Putin, uniti contro l'ISIS, nuovo rapporto da pari a pari, la Casa Bianca entro 30 giorni, un piano per battere i terroristi. La strana morte poi dell'ufficiale russo era la talpa del dossier sugli Stati Uniti, Erovinkin viene trovato in auto vicino alla Lubianca il giorno dopo Natale. Giustizia, scontro da Vigo Orlando, non violi la nostra indipendenza, l'apertura a Milano dell'anno giudiziario, la replica, nessun attacco, attenti al corporativismo. Il personale aumenterà il voto, prima un'intesa sulla legge elettorale, in intervista al guardasigilli, ministro della giustizia Andrea Orlando, in questa foto con la presidente della Corte d'Appello di Milano, Marinanna Tavassi. Il ministro si può ridurre l'età d'accesso in magistratura. Intanto la politica in fermento in questo momento di pre-campagna elettorale, in piazza Italia Sovrana con Meloni e Salvini, subito alle urne e via l'euro, le condizioni per l'intesa con Forza Italia,
Toti sul palco, fischi a Brunetta, il leader di Fratelli d'Italia, vinceremo, il leghista a legalizzare la prostituzione, tra le altre proposte. L'ex premier distante su voto alleanze ed è avvilito per il processo, decisione politica, il capoforzista, come mi si può accusare per bonifici tracciabilissimi. Rubiter, Berlusconi rinviato a giudizio, Ghedini il teorema non ha fondamento. E poi la battaglia nel centro-sinistra, Renzi accelera sul voto, lite con Grillo e potrebbe non correre da premier. Il capo del Movimento 5 Stelle spregiudicato, pregiudicato, la risposta ti resta l'insulto, andiamo a votare. E poi Renzi dice potrei rinunciare a Palazzo Chigi e fare il kingmaker per le liste della campagna elettorale. Per evitare il caos serve il 40%, dice Renzi, e noi sappiamo bene come si fa. Intanto il lancio del movimento Consenso, il movimento alternativo a centro-sinistra, un caso D'Alema che evoca la scissione. Se si corre alle elezioni ciascuno sarà libero, dice D'Alema, dal leader antipolitica e bassa intensità, non si cambia rotta senza cambiare dirigenti, dice appunto, viene detto appunto del dibattito tra D'Alema e il, diciamo, il PD di Renzi. Marra scarica raggi, su mio fratello decise lei, l'ex braccio destro chiede i cellulari ai PM, nelle chat le prove, slitta l'audizione della sindaco. Modelli tropicali, il movimento, il mito rivoluzionario del Movimento 5 Stelle si rifugia in Sud America, l'ispirazione dai caudillos anticapitalisti come Correa. A Grillo piacciono i leader anti-Yankee, ma pure Trump, come si schiera tra Messico e Stati Uniti? IVA e tagli, il piano del governo, meno spese, lotta all'evasione, nuove procedure fiscali, le ipotesi dopo la lettera di Bruxelles da parte del ministro Padoan per risollevare la situazione economica italiana. E poi i nuovi voucher, che cosa cambierà? Non potranno coprire più del 5-10% delle ore lavorate da tutti in azienda, i giorni pagabili con i buoni, fino a 10 al mese. Allora, diamo uno sguardo a quello che sarà il prepartita per quanto riguarda Alma Trieste contro Tezenis Verona, ricordando appunto il punto di domanda su Pecile e Baldasso, oltre che su Prandin, fuori causa per uno stiramento. Allora, andiamo a rivedere il prepartita realizzato nella trasmissione Time Out, di cui questo è un estratto, con il assistente allenatore Praticò, che ci racconta un po' il focus sull'avversaria di giornata, la Tezenis Verona appunto. Siamo arrivati dunque al prepartita della gara contro la Tezenis Verona. Marco Legovic, partita chiaramente di cartello, una delle squadre più in forma del campionato, battuta a Mantova, Treviso e Fortitudo, quindi una bella gatta da pelare. Assolutamente, arriva qui un avversario molto ostico, reduce da 3 vittorie consecutive. E vediamo subito chi saranno i protagonisti di questa sfida. E dal playmaker, partiamo subito dal playmaker, Dawan Robinson, giocatore che non ha bisogno di tante presentazioni, ha giocato in tutta Europa, molte stagioni anche nella nostra massima serie, forte fisicamente, sicuramente sarà difficile da marcare quando prende velocità e si butta fino in fondo al ferro. Da guardia gioca un giovane molto interessante, Michael Frazier, giocatore dal grandissimo talento offensivo, giocatore di striscia che si accende in un niente, può fare molto male come fece all'andata andando molte volte a canestro. Da tre gioca Marco Portannese, uno dei migliori italiani del nostro campionato, un giocatore molto forte offensivamente ma anche in difesa fa sentire la sua presenza, bravo ad attaccare uno contro uno il ferro e a trovare canestri anche da 3 punti su scarichi e su uscite. Da 4 gioca il giovane prospetto italiano Leonardo Totè, dotato di un'ottima mano mancina soprattutto dai 3 punti e trova canestri in area da rimbalzo offensivo molto ma molto pericoloso. Da 5 gioca l'ex di turno, nostra ex conoscenza Dane Digliegro, giocatore che vorrà sicuramente tornare in spolvero in una partita importante come quella contro la sua ex Trieste, molto importante il suo apporto in fase di rimbalzi e in fase di roll all'interno dell'area. Dalla panchina subentra come playmaker il giovane Nicolò Basile, ex capitano di Pesaro in Serie A, attenzione al suo tiro da 3 punti, poi il capitano Giorgio Boscagin, storico giocatore ormai da parecchie stagioni a Verona, e poi il reparto pesante, i lunghi che si alzano dalla panchina, David Berkic e Giovanni Pini, entrambi con esperienze in Serie A.
Mi raccomando, apertura delle porte ore 16:30 all'Almarena, vi aspettiamo, inizio partita ore 18, non mancate. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Sveglia Trieste. Ci ha raggiunto in studio il senatore del PD Francesco Russo, ben trovato. Buongiorno a tutti. Con il quale volevo iniziare questa chiacchierata, ovviamente anche col vostro contributo da casa, linee aperte sin da subito, tornando a parlare della questione generale. Abbiamo visto in rassegna stampa sul quotidiano Il Piccolo, no? La sfida per il Leone, la Regione, l'Alto Là di Serracchiani, i generali resti italiana, il monito della governatrice, la compagnia mantenga le sue radici ben piantate a Trieste, se necessario intervenga il Premier Gentiloni, la manovra sul gruppo triestino, l'interesse di Intesa San Paolo, i rumors su ricorrenti su una possibile scalata da parte di Colossi come AXA, le parole del sindaco e poi i pareri eccellenti, tra cui quello di Razzetto, di Illy e Samer. Illy in particolare dice va blindata la sede legale in Friuli Venezia Giulia. Proprio per questa battaglia il senatore Russo alcuni giorni fa ha raccolto, se non sbaglio, 113 firme, giusto? Sì, 111 firme di colleghi senatori, compresi i presidenti delle commissioni finanze, bilancio e attività produttive, e i capigruppo. Una cosa strana, in Parlamento hanno firmato la mia interrogazione tutti i rappresentanti dei gruppi, compresi gli amici 5 Stelle che ogni tanto non sono disponibili spesso a lavorare insieme. Perché il tema mi sembrava straordinariamente importante, insomma è in gioco il futuro della prima compagnia italiana, una delle più grandi a livello europeo, ma guardi, il tema non è tanto la triestinità e l'italianità, perché questo è, insomma, a noi tocca moltissimo, è giusto verificare se ci sono dei rischi di questo genere, ma il tema vero è che si sta buttando, c'è il rischio di buttare l'azienda. Il tema non è chi la comprerà, il tema è che chi sembra voglia comprarla abbia l'intenzione di spezzettare, di fare uno spezzatino che ad esempio porterebbe a dei rischi grandissimi per l'occupazione. Noi sappiamo, a noi sta particolarmente a cuore perché una delle sedi principali è Trieste, non solo quella legale. Ma immaginare che dietro a un'operazione non molto chiara oggi, perché non si capisce Banca Intesa se davvero voglia comprare, come voglia comprare, magari passando attraverso Mediobanca, ma per farne cosa? Perché se l'obiettivo è quello di vendere gli asset più interessanti come quelli tedeschi e quelli francesi ad AXA o Allianz, è chiaro che il rischio è grandissimo. E poi c'è un tema, giustamente, lo riprendevo anch'io qualche giorno fa, non a caso la notizia delle nostre firme è finita sulla stampa internazionale, perfino prima della stampa nazionale che se ne accorge con qualche giorno di ritardo, perché è chiaro, Generali possiede da sola 60 miliardi di titoli pubblici italiani. Significa che se domani questo pezzo del debito pubblico italiano finisse in mano straniera, ad esempio, se di colpo i tedeschi pensassero che non fosse più utile per l'Italia, piazzare 60 miliardi di debito di nuovo sul mercato sarebbe un grandissimo, grandissimo problema. Certo, allora abbiamo già una telefonata. Buongiorno, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Mi si dice? Prego. Buongiorno. Sì, no, volevo solamente ringraziare il senatore Russo per il fatto che aspettavo una sua chiamata che non è mai arrivata. Mi aveva voluto che mi chiamava, ma purtroppo si era dimenticato. Di cosa stiamo parlando? Non fa nulla. Ci sono altri esponenti di altri partiti che sono leggermente un pochettino più seri, secondo me. Tutto qui il discorso. Ringrazio e buona giornata. Grazie. Vabbè, però mi sembra onestamente mi pare strano perché in piedi, cioè, nel senso, se si ha qualcosa da rivendicare si dice cosa e perché e magari poi, come dire, si dà la possibilità di rispondere, perché così non abbiamo capito nulla. Beh, credo molti telespettatori possano testimoniare che quando hanno lasciato il numero in segreteria, in redazione qui, sono stati richiamati immediatamente. Insomma, io di solito faccio così, rispondo su Facebook, rispondo al telefono, alle email, quindi se il
telespettatore a piacere, lascia il numero in segreteria Tele4 e lo richiamerò sicuramente. Allora, proseguendo, poi magari torneremo sul discorso generale nella seconda parte di trasmissione, anche per far capire insomma la gravità potenziale della situazione anche a chi magari si sveglia un po' più tardi, si mette in collegamento un po' più tardi. Ma volevo andare, diciamo così, chiaramente al fronte politico, no? Perché di fatto c'è una campagna elettorale che in qualche modo è già partita, a centrodestra in piazza Italia Sovrana con Meloni e Salvini, rivendicazioni rispetto ad andare subito alle elezioni e a togliere poi l'euro successivamente dal centrodestra, mentre a centrosinistra eccola qua la battaglia: Renzi accelera sul voto, lite con Grillo e potrebbe non correre da Premier, però dice attacchi al Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte D'Alema lancia il nuovo movimento Consenso, un caso D'Alema che evoca la scissione a centrosinistra: se si corre alle elezioni ciascuno sarà libero. Ecco, di fronte, come dire, a questa situazione appare un po' improbabile, no? Che se ci sarà questa scissione, insomma, quel 40% auspicato da Renzi diventa insomma sempre più difficile da raggiungere. Comunque, insomma, sia da una parte che dall'altra non mancano le tensioni, perché nel centrodestra insomma c'è bagarre per il ruolo di leader. Ma se posso dire una cosa che magari non farà piacere a tutti anche dentro il mio partito, io sono leggermente meno interessato a capire quando si va a votare e con quali spaccature. Vorrei capire davvero cosa fa bene all'Italia in questo momento, perché mi pare che questa corsa al voto, che nasce ovviamente dalla sentenza della Corte Costituzionale, non tiene conto delle scelte importanti. Noi abbiamo comunque un governo in carica che tra l'altro è retto da una persona che sta incontrando più simpatia di quanto si immaginava all'inizio. Il profilo di Paolo Gentiloni, un profilo tranquillo, pacato, mi risulta piaccia anche a molti elettori. Abbiamo delle sfide importanti, penso al decreto per il terremoto che dovremo approntare nei prossimi giorni, penso alle sfide che l'Unione Europea ci pone anche sui bilanci, ci sono dei problemi di bilancio da provare a sistemare. E poi vedo un problema di cui nessun leader a destra e a sinistra parla moltissimo, cioè questo, quello che sui giornali è apparso anche nei giorni scorsi: se si andasse a votare con la legge che è uscita dalle sentenze della Consulta, sia per il Senato che per la Camera, e vorrei ricordarlo, magari ne parliamo dopo con un attimo di calma, ma sono due leggi ancora abbastanza diverse, beh, il rischio, quasi una certezza, è che noi andassimo a votare a giugno, oggi non avremmo nessuna maggioranza possibile in Parlamento. Cioè avremmo un paese in cui i partiti, 4, 5, 6 partiti, si dividono ognuno il 20%, il 25%, ma poi alla fine nessuno è in grado di mettersi insieme e fare il 51% che serve a dare un governo al paese. È quello che la Spagna ha vissuto nei mesi scorsi, e hanno anche loro avuto lunghi mesi di completo non governo. Sarebbe per il nostro paese un disastro, perché io immagino già che dall'estero i mercati e non soltanto approfitterebbero della nostra debolezza. Quindi mi piacerebbe ragionare nei partiti a destra e a sinistra su questo. Poi che ognuno si piazzi, che evochi scissioni, insomma, io penso che il Partito Democratico, come nessun altro partito, possa fare il 40%, nessuno possa avere la maggioranza che serve a far scattare il premio e quindi a governare da soli. E quindi invito davvero a usare in Parlamento, è un impegno che mi prendo per primo, a ragionare davvero sulla legge elettorale che possa far decidere agli italiani chi governa la prossima volta. Ecco, detto questo però, come dire, è raro come in questa situazione in cui sostanzialmente non ci sia un leader identificato in praticamente nessun schieramento, al di là di Grillo, che però non sarà mai un candidato premier, nel senso che Renzi non si sa se sarà lui o meno, c'è D'Alema, nel centrodestra c'è una situazione diciamo di fermento totale, perché c'è Salvini, c'è la Meloni, Berlusconi pare insomma che non sia, possa essere o non possa essere della partita per il ruolo di leader. Quindi come, c'è una situazione molto complicata un po' dappertutto, e paradossalmente il 5 Stelle ha la situazione forse più chiara, nonostante le recenti insomma vicissitudini. Sì, guardi, a me pare una gran confusione, mi permetto la battuta, io spero davvero che D'Alema non sia ancora in questo paese, se non un autorevole ex, ma insomma che parliamo ancora di D'Alema come un leader politico, mi pare davvero fuori tempo. E
è figlio della nuova situazione. Non si è ancora colto bene, perché sono cose anche molto tecniche, ma dopo il referendum in Italia non soltanto noi abbiamo bocciato la possibilità di cancellare il Senato, di fare altre cose che erano previste in quella riforma, ma è stato bocciato la legge elettorale che in qualche maniera avrebbe deciso il giorno delle elezioni chi aveva vinto. L'Italicum aveva molti difetti, ma aveva un pregio: la sera in cui si votava si sarebbe saputo chi avrebbe vinto. E oggi siamo tornati a un proporzionale, è un po' come chi lo ricorda la situazione della cosiddetta prima repubblica, quando c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e un po' di altri partiti che però insomma si spostavano da una parte e dall'altra e facevano vincere l'uno o l'altro, di solito vinceva la Democrazia Cristiana. E oggi abbiamo la stessa situazione, ma senza avere due grandi partiti, abbiamo una miriade di partiti, nessuno di questi è in grado da solo di vincere. È difficile che si mettano insieme, perché le grandi alleanze tra il Partito Democratico e Berlusconi sono difficili. Immaginare Salvini, Grillo e la Meloni è, mi pare, altrettanto complicato. Quindi il tema vero è come far sì che, se chiamiamo gli italiani, ed è giusto portare gli italiani a votare quando sarà possibile, se riusciamo a far sì che gli italiani davvero vadano, decidano, scelgano. Per me può vincere anche Grillo, insomma, anche se le cose che abbiamo visto a Roma, ecco, dovrebbero far pensare che si può protestare quando si è così naif rispetto alla politica, così impreparati, ma insomma andare al governo dopo qualche anno appena in cui si è arrivati in Parlamento e non si sa ancora cos'è davvero la politica, insomma è un problema davvero. Però il tema è come far decidere gli italiani e con quale legge elettorale. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Baldassi. Prego Baldassi. Allora, mi volevo parlare delle generali, però, però voglio fare un inciso solamente sul fatto che il senatore Russo ha detto che Gentiloni è già una brava persona, un bravo Presidente del Consiglio che ha consensi, e mi concordo con lui e invito tanta gente a pensare di mettere da parte Renzi e lasciare Gentiloni. Chiuso l'inciso. Per quanto riguarda i generali, il primo passo, secondo me, che è stato fatto per eliminare questa nostra compagnia è stato quando non si era voluto dargli la possibilità di mettere il centro meccanografico qua a Trieste e spostarlo a Mogliano Veneto con oltre 6.000 dipendenti. Quello è stato un passo da Botteghieri, che non ha voluto assolutamente dare questa possibilità alla nostra azienda, e questo è stato forse il peccato originale. E adesso pian pian non c'è che sarà, vogliamo che le generali sia italiana, come ha detto la Sarchiani, ma vogliamo che le generali sia triestina. Adesso mi non so se questo è un discorso che può andare, che sia un discorso serio, che sia un discorso fattibile, ma il primo passo è stato quando è stata spostata alla Mogliano Veneto tutto quel po' di gente che poteva stare a Trieste. Grazie. Grazie. Non so che pensa il senatore Russo. Grazie. Buongiorno. Grazie per il suo intervento. C'è anche da dire, no, che ci si interroga tanto su come si farà, no, oltre che a fare attività in Porto Vecchio, a mantenerlo vivo, no, durante la giornata, e come dire, pensando a questo, non c'era niente di meglio, insomma, penso di poterlo dire, insomma, senza timore di essere tacciato di essere di parte o di smentite, no? Era perfetto. Ma guardi, Generali è una grandissima azienda internazionale, la prima che è arrivata in Cina a lavorare in un mercato straordinario come quello, presente in tutti i continenti. Però Trieste ha un legame indissolubile con la Generali ha un legame indissolubile con Trieste. E devo dire che c'è una responsabilità della politica negli ultimi anni. A me dispiace che poi oggi qualcuno si accorga e gridi al rischio di perdere Generali. Ma davvero, dov'era la politica triestina di destra, soprattutto, ma qualche volta anche di sinistra, quando appunto Generali si offrirono di andare in Porto Vecchio e di costruire lì la loro sede direzionale? Perdemmo quell'occasione, come ricordava giustamente il telespettatore, le generali andarono a Mogliano. Ma ancora negli ultimi anni, dov'era Trieste e la politica triestina quando Generali chiedeva ad esempio di moltiplicare i treni e gli aerei per Milano?
Certo, Trieste è importante, ma sappiamo che la piazza finanziaria principale in cui il manager di una grande impresa come Generali deve stare è Milano, se non Londra, Francoforte ed altro. Mancava quei collegamenti e si è risposto in maniera tardiva. E ancora, dov'era la politica negli ultimi anni quando Generali ha già iniziato un lento spostamento, neppure troppo lento, negli ultimi mesi? Tutta la comunicazione del gruppo è stata spostata da Trieste a Milano, sostanzialmente nel silenzio della politica. Io ho provato a dire qualcosa ascoltando i dipendenti di quella società, perché è chiaro che se vogliamo far rimanere un'azienda così importante in un territorio tutto sommato marginale come Trieste, noi dobbiamo offrire di più. È stato fatto qualcosina per portare la formazione del gruppo, l'Academy di Generali, a sede a Trieste, ma è chiaro che se vogliamo avere l'ambizione di tornare una città capace di ospitare realtà così grandi e così importanti, la politica deve fare di più. Insomma, spero non sia troppo tardi, ma anche le cose che stiamo facendo in questi giorni, accendendo un faro e evitando che in qualche piccola stanza della finanza milanese si stia decidendo sulle sorti di questa impresa, magari per comprarla e farle bocconcini e poi smembrarla, insomma, spero davvero siamo in tempo, ma questo è il momento in cui la politica deve farsi sentire. Altra telefonata, buongiorno, sentiamo il nostro amico da casa. Pronto? Prego. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno. La sentiamo. Bruno qua. Ciao Bruno, prego. Ah, ecco, volevo dire che al signor Russo ma sostanzialmente, per fare un discorso di fondo, no? Perché bisogna prendere il toro per le corna, questa qua è la colpa della classe politica che non la genera il pezza. La classe politica uscita dalla Seconda Guerra Mondiale era dei colossi, no? Delle persone preparatissime, che secondo la propria parte politica avanzava, ricostruì l'Italia. Dopodiché questa roba qua, la classe politica è entrata in conflitto, no? Perché corruzione, eccetera, eccetera, e dice che abbiamo questa classe politica che non ha delle idee chiare. La classe politica non è in grado di fare le leggi, non è in grado di fare una legge elettorale e deve affidarsi alla magistratura e fa una legge che si chiama Porcellum. Dopo si vota col Porcellum, dice il stesso chi che propone, dice questa legge qua elettorale è una porcata, allora chiamiamo i cittadini a votare su questa porcata. Ma lo dici chiaramente, no? Quindi la gente va a votare coscientemente che vota una porcata. Dopodiché la classe politica ha perso tutti quei ancoraggi ideologici, no? La sinistra ha perso l'ancoraggio ai principi che era di aiutare le classi povere, no? Il movimento operaio, roba del genere, eccetera. E così tutti i partiti che non sono affidabili, e si riscontra che va sempre meno gente a votare, no? Quindi la gente ormai non ha fiducia in questa classe politica, perché vediamo ogni giorno, no, costenarsi, no? Perché comunele con le lobby, comunele con le mafie, con quell'altro. Oggigiorno basta scavare un momentino col DP, viene fuori di tutti i colori. La gente adesso non ha fiducia nella politica, di conseguenza nelle istituzioni che la classe politica rappresenta, perché si scadute anche le istituzioni dal punto. E quindi Bruno, che fare? Quella è di conseguenza adesso. Adesso la dici, perché non fa una legge elettorale? Okay. Non sei capace perché doveva affidarsi alla magistratura. Adesso la magistratura dichiara incostituzionale questo. Chiaro, Bruno. Chiaro il discorso. Allora, quindi, con questo è il discorso. Sono l'orlo, no? Quindi, vabbè, avevo capito. Perché non fate una legge elettorale? Questa è un po' la domanda che cerco di riassumere di Bruno, altrimenti andiamo dalla prima guerra mondiale alle calende greche.
Sì, io voglio solo ricordare che il Porcellum l'ha fatto il centrodestra e poi è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. L'Italicum non era una legge incostituzionale di per sé. Mm. Adesso leggeremo bene cosa ha scritto la Corte Costituzionale nelle sue motivazioni. Ma se capisco bene, l'Italicum è stato cancellato nella parte che prevedeva, chiedo scusa ai telespettatori, un po' di tosse e raffreddori di stagione, e prevedeva il ballottaggio perché semplicemente è rimasto il Senato. Dopo il referendum il Senato è rimasto valido e il ballottaggio non si poteva fare al Senato. Io sono d'accordo con Bruno, però oggi la responsabilità della classe dirigente è fare una buona legge elettorale. Per questo a me dispiace leggere sui giornali, a partire dal mio segretario di partito, questa idea di corsa, poi i giornali ci ricamano sopra, insomma Renzi ha detto proviamo a ragionare sul Mattarellum. Il PD però lei, mi sembra che non sia tanto d'accordo con Renzi che dice deadline 13 febbraio, cioè mi sembrava da quello che diceva prima che come dire, non è il caso di affrettare i tempi, se interpreto bene quello che diceva prima, perché Renzi dice o l'accordo subito oppure chiediamo elezioni a giugno, lo dicono un po' tutti i giornali. Ma guardi, se anche volessimo andare a votare a giugno, il Parlamento credo avrebbe tempo per lavorare su una legge elettorale almeno fino al 15 di aprile. Quindi prendiamoci il tempo che serve, perché secondo me è decisivo avere una legge, perché non vorrei che tutti ci facessimo prendere dalla frenesia, perché in fondo è bello, no? Facciamo la campagna elettorale, anche se non credo che gli italiani non abbiano nessun'altra occupazione, nessun'altra preoccupazione per i prossimi mesi che fare un'altra campagna elettorale, però diciamo a molti interessa, a un pezzo della classe politica piace l'idea di scaldare i motori, di tirar fuori i muscoli, di fare la campagna elettorale, però... E se tutti quanti siamo consapevoli e tutte le proiezioni ci dicono così, che si va a votare, facciamo una campagna elettorale, costa un sacco di soldi, ci scanniamo tra di noi e poi all'11 giugno si aprono le urne e nessuno è in grado di fare un governo, perché noi con Grillo non lo facciamo, Grillo non lo fa con Berlusconi, Salvini non vuole farlo con Grillo, ma allora se dobbiamo portare gli italiani a correre per ritrovarsi che non abbiamo neanche il governo Gentiloni, che ripeto è un governo che sta facendo il suo mestiere, che ha dato dei segnali importanti, ad esempio sulla sicurezza, adesso lo faremo sui voucher, sulla scuola, ma insomma prima di fare una corsa all'impazzata io onestamente ci penserei bene. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Forse il telespettatore non è più in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, pronto. Eccolo qua, recuperato. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda al senatore sulla sua legge. Io ho letto proprio la stesura di questa legge e c'è scritto che il comune deve alienare le aree e venderle. Per cui l'attività del comune è limitata a questa azione. Non deve fare costruire musei, eccetera. Deve solo intavolare i terreni e metterli in vendita, e i soldi che ricava da queste leggi dovrebbero essere consegnati alle autorità portuali. Esatto. Per cui volevo capire perché il comune si agita tanto nel fare progetti. Lui non deve fare nessun progetto, deve solo vendere, però non lo sta facendo a limite. Per cui è un discorso essenzialmente speculativo. Volevo una risposta su questo, grazie. Grazie del suo intervento, posto che insomma prima di vendere credo bisogna un minimo garantire qualcosa a chi compra. Sì, è parzialmente vero quello che ricorda il telespettatore. La legge prevede l'alienazione o la concessione, quindi il comune che oggi è il titolare, quindi il comune oggi si agita, come dice chi ha chiamato, perché dal primo gennaio è diventato titolare delle aree. Quella non è più demanio, non è più un'altra cosa rispetto alla città, ma è un pezzo della nostra città. Quindi l'obiettivo, ed è ovvio che il comune ha la regia su quello che succederà nei prossimi anni, l'ho detto più volte, ci siamo confrontati anche con il sindaco di Piazza, ho offerto la mia disponibilità totale a dare una mano all'amministrazione che sta governando la nostra città. È chiaro che ha questa responsabilità, questa regia, e quello che succederà può avvenire in due modi. O il comune si mette in condizione con risorse proprie che non ci sono, con risorse della regione che non ci sono, e neppure
risorse statali, se non questi 50 milioni importanti che servono per una parziale sistemazione delle aree, a fare le cose. L'altra, come è più probabile, fare un grande progetto, decidere, dare un'indicazione, questo è importante che faccia il Comune, che faccia la città di Trieste, dire qual è la finalità che noi vogliamo dare a quell'area. Il turismo, l'economia del mare, un po' di verde, un po' di musei, e poi però andare a cercare i fondi a livello internazionale dove ci sono, perché ho già verificato che le disponibilità a venire a investire, stiamo parlando di miliardi di euro di investimento, ci sono, e questa sarà la grande opera che il Comune deve fare, ma anche di questo stiamo parlando proprio in questi giorni con il Sindaco di Piazza. Mi scusi Lusso, una domanda specifica, siccome si torna a parlare insistentemente, ci sono anche paginate sulla stampa locale a pagamento sul Parco del Mare, no? Ma ha senso adesso di nuovo ipotizzare un Parco del Mare, più che ipotizzare già fare, come dire, progetti abbastanza avanzati dietro la lanterna, quando dall'altra parte bisogna, come dire, rivoluzionare 700... Ma io l'ho detto anche al presidente Paoletti, è chiaro che essendo io un tifoso di Porto Vecchio, immagino che sia più razionale provare a fare tutte le cose lì, perché immagino che lì andranno i grandi flussi di turisti, di coloro che scenderanno dalle navi da crociera. E non ho visto tecnicamente cosa si pensa di fare. È chiaro che portare tanti pullman, tante macchine, tante persone in fondo lì, in un angolino nascosto delle nostre rive, a me sembra un po' più complicato. Vorrei vedere le carte. È chiaro, provare a mettere tutti i progetti più importanti della città su Porto Vecchio, secondo me è un valore aggiunto e dovremmo provare a lavorare in quella direzione. Un istante di pubblicità, ci sono tante telefonate, rispondiamo tra poco. Rieccoci in onda con Sveglia Trieste, il senatore Corrusso con noi questa mattina in studio. Abbiamo già una telefonata in attesa, allora non perdiamo tempo. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, è lei, buongiorno. Prego. Ah, niente, combinazione, sono arrivato a fare la telefonata. Vede che fortuna, prego. Sì, proprio fortunato. No, volevo sapere del signor Russo. Sì. Già che si è senato, che parla. Qua di noi di il mando della Salonga, no? E questo vale per lui, vale per tanti vedori che viene in trasmissione. Cosa che lui ha fatto per Trieste, a parte la spiaggia di Barcola, cosa che ha fatto per Miramar, che l'altra volta che ho ascoltato e ha dato una risposta evasiva a uno che ha telefonato, per questo non giusto, non so cosa. E già che siamo anche cose che fa Marini per Trieste, a parte Pietro Piesoli, no? Si fa un giro così che tutti quanti pensano che i politici non vogliono di Trieste è differente. E pensa solo che per, diremmo, a Triestina, per proprio questo. Grazie, salve. Grazie, buongiorno, insomma, disamina cruda, quanto mai cruda, del nostro amico telespettatore. Rispondiamo su Miramare? Vabbè, io non parlo del collega Marini, perché insomma si difenderà lui. Beh, io ho abbastanza la coscienza a posto, poi non si fa mai abbastanza, ma insomma credo che ognuno di noi nel proprio mestiere possa dire lo stesso. Io sono solo da poco più di 3 anni in Parlamento, ma credo si possa ricordare, se non altro, il fatto che dopo 40 anni una mia legge, come è stato ricordato dal telespettatore precedente, ha sbloccato Porto Vecchio, un'area che, se la sapremo utilizzare, vale dai 3 ai 5 miliardi per la nostra città. È un'area che potrà dare lavoro, e per questo io testardamente continuo a lavorare con la destra, con la sinistra, con tutti gli amministratori che sono disponibili per sbloccare quell'area, perché lì c'è il lavoro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Sempre su Porto Vecchio, 3 mesi fa ho portato 1 milione di euro che ho consegnato al sindaco di Piazza per far nascere una società di gestione che sblocchi la situazione, perché si diceva che per il comune prendere quell'area era troppo oneroso. Bene, ho portato un ulteriore 1 milione di euro. Negli ultimi anni ho fatto approvare comunque una riforma costituzionale che rende possibile la città metropolitana di Trieste. Ne abbiamo parlato un po' meno negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, ma ricominceremo a parlarne. Ho affrontato il tema anche con il nuovo sindaco di Monfalcone, ne ho riparlato con Di Piazza, ed è un tema che, dal momento in cui le UTI, le cosiddette UTI, cioè la riorganizzazione regionale degli enti locali, non sta funzionando bene, secondo me tornerà attuale, ed è un'altra ipotesi che può portare a Trieste decine di milioni di euro, perché l'Europa finanzia le città metropolitane. Poi
se il telespettatore ha piacere, posso mandargli ulteriori liste. Ho fatto delle cose importanti per la ricerca di questa provincia, per l'area di ricerca, per il sincrotrone. E su Miramare, guardi, alla fine non sono riuscito a fare molto perché la competenza purtroppo non è parlamentare. Però voglio ricordare che qualche anno fa portai, e può testimoniarlo l'attuale l'ex responsabile di Miramare, portai un imprenditore che era disponibile a mettere 2 milioni per un finanziamento, così come è stato fatto per il Colosseo. All'epoca il Ministero non volle approfittare di questa opportunità, oggi si è scelta una strada diversa, il Ministero ha rinnovato i finanziamenti e l'impegno su Miramare, stiamo a vedere, io vigilo perché quello è sicuramente uno dei beni principali turistici e non solo del nostro territorio. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Buongiorno signora. E mi sente? Sì signora, parli pure al telefono, non la TV, sì, il telefono. No, si sente male comunque. Signora, non è certo colpa nostra. Allora, senta, io volevo chiedere all'ospite una cosa. Una è la raccolta fondi che si è fatta da prima, la raccolta fondi per i terremotati tramite SMS. Guardi che la gente adesso, io ho parlato con tanta gente, non manda i soldi volentieri. Dopo l'uscita della signora Finocchiaro che ha detto che è tutto bloccato. Allora questa è una domanda. Il resto, lei parlava delle future elezioni. E il nocciolo non è neanche tanto le elezioni quanto l'immigrazione. Guarda, la gente non è, sa che costa una nuova cosa come questa, però d'altra parte è stufa dell'immigrazione. Questo dovete, inutile proporre la frittata da una parte o dall'altra, la gente è stufa, ecco. E questo volevo anche chiedere all'ospite. Cosa si fa per l'immigrazione? È inutile dire che il governo Gentiloni è per il voucher, è per questo. Per l'immigrazione non si fa niente, la gente è stufa. Basterebbe più che le elezioni fare un referendum sull'immigrazione. La ringrazio. Grazie signora. Ricordiamo poi la notizia del giorno su tutte le prime pagine. Trump ferma gli immigrati, provvedimento immediato sui flussi dagli stati islamici, 7 in particolare, bloccati quelli in arrivo da 7 paesi, proteste negli aeroporti americani, proteste anche da larga parte del resto del mondo, tanto per rimanere in tema di immigrazione. Gli Stati Uniti insomma con Trump fanno questa scelta che chiaramente divide e fa discutere. Mi aiuta a ricordare la prima parte della domanda che non... Allora, la seconda parte era sull'immigrazione e la prima parte era sulle elezioni, cioè sul fatto che insomma, non sia questo il reale problema. No, vabbè, diciamo, sulle elezioni siamo d'accordo, valutiamo quando serve al paese andare a votare. Ripeto, io sono per lavorare con il governo Gentiloni fino a quando ce n'è la possibilità e quando questo governo ha una maggioranza che gli permette di fare cose importanti. Sul tema dell'immigrazione è chiaro che, ad esempio, Gentiloni ha avuto apprezzamenti perché nelle prime settimane il nuovo ministro degli esteri, Minniti, ha detto parole chiare, più chiare forse di quanto si erano sentite, sulla necessità di operare dei rimpatri efficaci, sulla possibilità di avere delle strutture efficaci, non i vecchi CIE, ma delle strutture dove si possano raccogliere le persone che non hanno il diritto di stare nel nostro paese, che devono essere immediatamente rimandate a casa, e complessivamente l'idea che si debba e si possa investire di più sulla sicurezza nel nostro paese, evitando quelle che sono alcune delle conseguenze insomma, di un arrivo di persone che sicuramente sta crescendo negli ultimi anni. Dopodiché io davvero voglio invitare, perché so che chiunque governi in questo paese dovrà gestire un fenomeno internazionale. Se ne occupa Trump, se ne occupano in molti altri. Le migrazioni più grandi in questo momento stanno avvenendo in Asia. Il nostro è un mondo in cui la gente ha ricominciato a muoversi come ci si muoveva nel Novecento, ad esempio dall'Europa agli Stati Uniti. Insomma, chi ha visitato gli Stati Uniti sa che i flussi dell'inizio del Novecento erano di decine di migliaia di persone che arrivavano al giorno e che hanno cambiato quel continente in maniera decisiva. Io credo che dobbiamo trovare una modalità per garantire ovviamente gli italiani che quello che succede non cambierà
in maniera radicale il nostro modo di vivere, le nostre usanze, le nostre leggi. Chi arriva deve essere obbligato a fare i conti con ciò che siamo, accettare ciò che siamo. Chi arriva in America diventa americano, anche se viene dal Pakistan e poi guida un taxi. Deve essere lo stesso in Italia. Bisogna lavorare sulla formazione di queste persone e metterle in condizioni di dare una mano, di inserirsi nella nostra società, accettando le nostre regole. Dopodiché a me spaventa le persone come Putin che pensano di risolvere tutto con un muro. Nella storia, che sia stati il vecchio impero cinese o i romani che hanno costruito il vallo di Adriano o il muro di Berlino, chiunque ha costruito muri dopo un po' ha visto fallire questa cosa. Le persone non si fermano con un muro, le persone si fermano o si cambiano, si integrano con un lavoro intelligente di accoglienza, di dialogo, di costruzione di prospettive, anche di rigore, di rispetto delle leggi. Chi arriva è tenuto a rispettare le nostre leggi. Dopodiché, di che colore sia, che lingua parli, a me interessa poco. Mi interessa che in qualche maniera il nostro patrimonio culturale, di convivenza, di civiltà rimanga inalterato. Tra l'altro c'è da dire che in questi ultimi due giorni sono arrivate due notizie, insomma, molto, molto forti, a tratti inquietanti, no? Da Stati Uniti e da Russia. Stati Uniti ne abbiamo parlato qualche istante fa con la decisione di Trump. Dalla Russia ieri la prima pagina del Corriere, no, parlava del fatto che è stata depenalizzata la violenza domestica, cioè il marito che picchia la moglie e il figlio rischia al massimo una multa di 500 euro, ma picchiare i propri familiari non è più reato, cosa che a me, insomma, ha raggelato il sangue. Insomma. Sì, ma questo dimostra che, come dire, non è soltanto certo mondo islamico magari che noi vediamo giustamente e critichiamo perché le donne sono trattate così come noi non siamo più abituati da decenni, per fortuna, anche se dovremmo ricordare che purtroppo anche in Occidente la parità tra uomo e donna è una conquista tutto sommato recente, ma è un tema di civiltà. Noi dobbiamo recuperare quelle che sono le fondamenta del nostro stare insieme, insomma, sono grandi conquiste da non dare per scontate, quindi anche l'Occidente ha una grande responsabilità, secondo me, ce l'ha nei confronti dell'Islam, a cui dare una testimonianza precisa, ce l'ha nei confronti forse anche degli Stati Uniti oggi, perché l'Europa può dire agli Stati Uniti che alcune cose che Trump sta dicendo e sta facendo non vanno nella direzione giusta. Accendere gli animi, creare conflitti, la storia ci insegna, porta soltanto a una conseguenza, che prima o poi che la gente, dopo essersi detta le cose verbalmente, passa alle azioni di fatto e comincia a spararsi. Siccome il Novecento ha visto molte di queste guerre, io credo che la nostra generazione, anche politica, ha la responsabilità di dire che è meglio fermarsi un attimo prima, di provare a costruire insieme piuttosto che costruire muri. È un po' più complicato, ma dialogare alla fine, ce lo insegnano i nostri padri, De Gasperi, Schumann, Adenauer, l'Europa è nata perché noi non sapevamo vivere insieme e facevamo le guerre. Questa Europa, che è da migliorare sicuramente, che fa molti errori, però ci ha permesso di vivere 70 anni in pace. Ecco, non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Buongiorno. No. Vabbè, allora volevo rivedere invece, anche assieme al senatore Russo, il servizio relativo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale di Trieste, che ieri, insomma, ha dato dati importanti. Da una parte il raddoppio dei reati commessi da minorenni, il discorso relativo ai migranti, con, insomma, una situazione allarmante che ha fatto parlare il Presidente della Corte d'Appello di situazioni di illegalità, e il discorso anche delle potenziali infiltrazioni mafiose. Sentiamo. Raddoppiano i reati commessi dai minorenni, violenze sessuali, rapine ed estorsioni. Aperto così la propria relazione all'apertura dell'anno giudiziario il procuratore generale della Corte d'Appello di Trieste, Dario Groman. Malessere giovanile che purtroppo, come molte notizie di questi giorni dimostrano, sono un problema generale del paese. I dati parlano chiaro, 42 episodi di violenza sessuale contro i 26 dell'anno precedente, casi di stalking saliti da 9 a 14, 185 reati in materia di stupefacenti rispetto ai 70 del 2015 e ben 57 rapine, praticamente raddoppiate. Ad aumentare però non sono solo i reati, ma anche la percezione di scarsa sicurezza della popolazione. Quindi il cittadino si sente sicuro se vede l'erogazione di servizi alla persona, che siano
degni di questo nome, se vede le città sufficientemente amministrate in maniera coerente dalle amministrazioni, vede diciamo, la sanità e quindi anche l'aspetto ambientale incide moltissimo. Non può mancare poi un accenno sulla questione richiedenti asilo, che ha spiegato il Presidente della Corte, non riguarda solo il funzionamento degli ordini giudiziari, ma incide sull'intero sistema della giustizia. Purtroppo i tempi sono inaccettabili. Come dicevo nella relazione, i tempi, dato che è consentito al migrante di impugnare giurisdizionalmente i rigetti dello status di protezione da parte dell'apposita commissione, quindi a due gradi di giudizio, i tempi della magistratura sono lunghissimi perché il documenti da acquisire, gli atti di indagine da compiere sono assolutamente incompatibili con una permanenza, a questo punto potremmo dire illegale, del soggetto sul territorio, che si può prolungare anche di 3-4 anni. Lanciato infine un nuovo allarme sul fronte delle infiltrazioni mafiose, il Friuli Venezia Giulia può costituire un terreno fertile per il radicamento di forme di criminalità organizzata, ha spiegato il presidente della Corte d'Appello Riviero Drigani. Esiste quindi la concreta possibilità che questo territorio attiri interessi malavitosi, in particolare legati al riciclaggio, in occasione di grandi appalti e del rilancio turistico cittadino. Russo, come dicevamo, tre temi lanciati da Groman che parla insomma di raddoppio dei reati dei minori, tra cui stalking, violenze sessuali e rapine. Parla della situazione dei migranti spiegando come il sistema giudiziario determini di fatto per la sua lentezza situazioni di illegalità e poi rilancia su questa questione delle infiltrazioni mafiose parlando, diciamolo chiaramente, soprattutto di appalti e subappalti legati al mondo Fincantieri di cui si era parlato insomma anche nel recente passato a più riprese. Beh, sì, voglio ricordare, perché ero presente ieri mattina, che la relazione del Presidente della Corte d'Appello è stata una relazione, come ha definita lui, molto in positivo, nel senso che tutto sommato il nostro territorio è un territorio ben governato, prevalentemente sicuro e in cui anche la giustizia ha avuto anche nell'ultimo anno dei segnali incoraggianti. Qualcuno ha recentemente paragonato il nostro sistema giudiziario regionale a quello molto felice della Germania per tempistica e per efficienza. Dentro questo quadro complessivamente positivo, noi lo sappiamo, viviamo in un territorio insomma, in cui non ci sono apparentemente grandi rischi, però sono state sottolineate delle cose importanti che anche lei ricordava. A me colpisce moltissimo da genitore di quattro figli e da professore, che è il mio vero mestiere, beh, insomma, il tema educativo nei confronti dei nostri giovani, se il raddoppio dei reati avviene prevalentemente in quelli commessi da minori, e sono minori italiani, no? sono i nostri figli in qualche maniera, beh, ci dice che il modello della nostra società in qualche maniera, insomma, a prescindere dagli altri temi importanti, l'immigrazione, ma in questo caso no, non c'entra l'immigrazione, sono i nostri giovani italiani, beh, vuol dire che forse abbiamo perso d'occhio i nostri ragazzi per un po', abbiamo dimenticato, oppure la nostra è una società che comunica. Penso al dibattito interessante che si è sviluppato negli ultimi giorni, che si svilupperà anche nelle prossime settimane anche a Trieste, con un interessante convegno sulla violenza sulla rete, no? I nostri giovani stanno su Facebook, su internet e vedono una quantità di messaggi negativi che noi probabilmente nella nostra generazione non vedevamo, pur se magari andavamo in strada a giocare a pallone e qualche scazzottata con gli amici ci stava. Bene, tutto questo insomma sono temi importanti ed è senza dimenticare il fatto insomma, che va tenuta sempre alta la vigilanza, perché il rischio di infiltrazioni economiche in un tempo in cui la finanza, la cattiva finanza si infila un po' dappertutto, insomma è un rischio che purtroppo viviamo anche noi. Bene, allora io volevo tornare a un altro tema, perché prima è stato chiamato in causa anche il consigliere regionale Marini, che è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata di Ring, in cui nella prima parte abbiamo parlato di riforma sanitaria. C'è stato un acceso diverbio Forza Italia, PD, 5 Stelle sulla questione dei CAP, della riforma sanitaria. Allora volevo farvi rivedere l'estratto anche poi per parlarne col senatore Russo. Qui si parla di posti letto, di CAP, di questi centri di assistenza primaria. Vediamo, perché gli animi si sono parecchio surriscaldati a Ring. Che
sulla sanità, a livello di organizzazione del sistema sanitario, in questi quasi quattro anni, tre anni e mezzo di legislatura, avete fatto un casino della Madonna. E lo dice così. Avete fatto un casino. Impressionante, dai. Un'altra cosa. Poi dopo uno può sparare e dire quello ma che non vuole. Sparare, avete fatto piano, un casino. Se ti dico che il piano nazionale esiti, che è oggettivo, che è il Ministero della Sanità, ci mette tra le prime quattro regioni, questi avranno elementi per poterlo dire. Dire in giro tranquillamente è un casino, cioè vabbè, è un modo così. Nell'organizzazione, nell'organizzazione della sanità. Io ricordo anche Codega, come tu e Lupieri la scorsa legislatura sparavate a zero su di noi. Succedeva. Molto spesso utilizzavate. Come ha detto Codega, argomenti che noi non avete fatto nessuna riforma, non ha fatto neanche provato a fare la riforma. Ma come no? Abbiamo provato anche fine. Noi. Alla fine, sì. Abbiamo provato. Pseudo-riforma di tre articoli. Abbiamo provato. Bianchi, ma era necessaria una riforma? Ecco, questo secondo voi no? Ma non lo so, era necessaria una riforma? Ce lo dica lei, 5 Stelle? Allora, cosa pensano? Loro sono arrivati adesso. Sì, non abbiamo visto quello di prima, abbiamo naturalmente il nostro programma che riguarda la salute pubblica, ma la riforma serviva perché non ci sono sufficienti soldi e questo non deriva dalla politica regionale, deriva da politica a livello diverso. Mi ha detto che sono tutti costretti a fare degli straordinari perché stanno cercando di aumentare in questi giorni, vista la disperazione, di 15 posti letto straordinari. E sono tutti che fanno straordinari, allora. Straordinari i posti e straordinari, anche le ore di lavoro che fanno queste persone. Che poi, ecco, l'unica, se c'è qualcosa di buono alla sanità triestina sono i medici e gli infermieri, che sono persone ricordiamo che poi facendo, questa iniziativa ci stanno facendo il mazzo per supplire alle carenze di questa riforma sanitaria. Allora, ecco che, e questo non c'entra proprio niente. Questo è il quadro, la situazione di infermieri e OSS in Friuli Venezia Giulia dal dicembre 2012 all'aprile 2016, più 267. Ricordo che noi dal 2012 al 2014 abbiamo avuto un calo di budget della regione Friuli di 800 milioni da un anno all'altro. Dal 2013 al 2014 e uno deve fare i conti con i cali di bilancio, ecco, generale, 800 milioni. Ciò nonostante abbiamo sempre tenuto la cifra che riguardava il servizio sanitario regionale sostanzialmente analoga. Allora, polemica accesissima, Marini attacca duramente, Codega replica con i numeri sul fatto che su assistenza infermieristica OSS la regione ha tenuto, il Movimento 5 Stelle diceva sostanzialmente non serviva una riforma, insomma i tre poli su questo si attaccano duramente ed è chiaramente un tema che ci siano di fronte le regionali o le politiche, la sanità a Trieste in particolare è un tema sentitissimo e ogni giorno arrivano segnalazioni. Beh, la riforma serve perché la sanità è un comparto in grandissima modificazione, un po' per la tecnologia e un po' perché la riorganizzazione anche all'estero dimostra che c'è sempre la possibilità di fare meglio e l'obbligo è quello di portare un servizio sempre più efficiente ai cittadini. Io devo rivendicare, come lei sa, qualche volta ho criticato anche la Giunta Serracchiani anche su questi temi, però devo rivendicare che uno, il centrosinistra il coraggio di fare una riforma ce l'ha avuto, secondo, il centrosinistra ha messo più soldi sulla sanità, questi sono numeri, non è... Terzo, come ricordava bene il consigliere Codega, questo si è trasformato anche in nuovi ingressi, in nuove professionalità, nuove assunzioni, perché poi alla fine la sanità, la qualità in sanità la fanno i bravi medici, i bravi infermieri, le persone che assistono i nostri malati. Certo, qual è l'obiettivo? Perché noi dobbiamo capire che la sanità cambia e cambiano i bisogni e dobbiamo evitare anche le grandi crisi che ogni tanto avvengono. E, se noi vediamo che il pronto soccorso scoppia periodicamente perché ci sono i mali di stagione, perché ci sono alcuni eventi e perché qualche volta ci sono delle cattive organizzazioni interne e quindi sono situazioni insopportabili. Aspettare 8 ore per un codice bianco, un codice verde in pronto soccorso, qualche volta è successo nella nostra città, è assolutamente insopportabile. Allora ecco, lì si studiano delle soluzioni diverse, il CAP può andare in quella direzione ad esempio e immaginare che si
porta sul territorio una risposta. Chiaro, devono essere d'accordo i medici di base, che forse non sono stati coinvolti adeguatamente, forse sicuramente si è sbagliato a inaugurare le sedi e a mettere fuori dei cartelli quando ancora il servizio non era operativo. Sembra una grande presa in giro per i cittadini e non dobbiamo dare l'idea di scherzare su questi temi, ma è come quando diciamo che si rinuncia a qualche posto letto perché contemporaneamente si sta facendo un investimento sul territorio. È un cambio di strategia. E se noi riusciamo a curare meglio e a prevenire sul territorio, è evidente che le persone non arrivano in ospedale. Questo è un grande risultato, no? Immaginare che qualunque malessere noi abbiamo, o un anziano solo, non abbia nessuna alternativa, ad esempio, a essere portato in ospedale, questo non funziona per l'anziano, che magari può essere curato meglio a casa e seguito meglio a casa propria ed è più contento di rimanere a casa propria. Non funziona perché ogni giorno in ospedale costa 600 euro. 600 euro è qualche volta è più facile dare un posto in albergo e un infermiere personale a una persona. Con 600 euro al giorno si può perfino fare. Allora, qualche volta ci sono delle disfunzioni, qualche volta va spiegato meglio che i cambiamenti servono proprio ad andare in direzione di un servizio più efficiente, più sul territorio, più vicino e che alla fine costa anche meno, perché se riusciamo, noi non abbiamo tolto un soldo alla sanità, ma siccome le macchine che noi usiamo, gli esami che vogliamo fare sono sempre più cari, se riusciamo a razionalizzare le spese, beh, insomma, è un bene per i cittadini, per le casse pubbliche e per l'efficienza del sistema. Ancora una telefonata prima della prossima pubblicità, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Sente, volevo domandare anche, dato che si parla di sanità, una cosa o l'altra, a parte che i nostri anziani sono poveri e logicamente non vengono accuditi, non vengono neanche seguiti perché non ci sono i soldi, sarebbe giusto, come dice il senatore, che i 600 euro che vanno a finire ogni giorno all'ospedale fossero dati a loro, forse si curerebbero meglio. Ma volevo dire, adesso il giudice ha detto che ci vogliono 3 anni addirittura perché un immigrante dopo che fa anche poi opposizione alla sua entrata, e domando, questi soldi dei avvocati chi li paga? Io vedo ogni giorno che passo per via del Teatro Romano 20-30 persone che sono lì che domandano asilo politico. E qui, e ogni anno ne vengono 180.000, 200, perché qui i giornali non riportano mai niente di vero, perché dicono, io vedo solo ogni giorno lì che c'è quel gruppo. Dove li metteremo? Se ci vogliono 3 anni e se li mantengono già 3 anni che ci costano una botta, perché ci costano una botta, queste persone che non si sa da dove vengono, cosa fanno, chi sono, una cosa o l'altra, e ogni anno ne avremo altrettanti, e dove li metteremo? Il lavoro non c'è e dovremo dare una casa, perché se l'immigrante viene qui bisogna dargli una casa, bisogna dargli un lavoro. Ma e cosa faremo? Qui si va avanti con questa politica che non va bene assolutamente, penso che anche la Serracchiani se ne accorta, e non si può andare avanti a 200.000 all'anno, già si vedono nei vari centri rivoluzioni o si vede ogni giorno per televisione dei siti dove sono messi che fanno proteste perché vengono trattati in maniera in brutta maniera, e dove l'organizzazione ha fallito. Il PD ha fallito completamente nell'organizzazione Lui è andato avanti con questa storia, mi spieghi lei cosa succederà fra 10 anni quando ne avremo qualche milione. Grazie. Beh, credo, insomma, che il discorso dei legali sia evidente, perché sono avvocati d'ufficio, perché c'è la garanzia chiaramente della tutela legale per chiunque ne abbia bisogno. Questo, insomma, è normale nel nostro paese. Ah, il telespettatore tratta un tema che, lo sappiamo, è un problema, punto. Non è destra o sinistra. Le attuali regole in questo campo le ha iniziate a dettare il ministro Maroni, quindi un ministro leghista di centrodestra. Questo stesso problema ce l'abbiamo in Italia, dove momentaneamente governa il Partito Democratico, c'è in Germania, dove c'è una coalizione guidata dal centrodestra, o in Inghilterra, dove sappiamo governano i conservatori. E il tema è
come dare una risposta di lungo periodo a questo problema, perché fino a qualche anno fa ne arrivavano, è vero, un po' meno, ma noi non ci accorgiavamo del fatto che ci fossero degli immigrati, e ce n'erano molti, ce n'erano sempre molti. Pensiamo alla realtà del nostro vicino Veneto, forse non venivano in Friuli Venezia Giulia perché ci sono meno imprese, ma in Veneto ci sono intere imprese, o al sud ci sono, c'è tanta agricoltura che vive soltanto grazie agli immigrati. Però fino a qualche anno fa gli immigrati arrivavano e c'era un lavoro. Erano persone integrate nel sistema, poi chiamavano le loro famiglie e si stabilivano qui, e abbiamo adesso già i figli degli immigrati, insomma, abbiamo i calciatori, no, di colore che arrivano anche nella nostra nazionale, ma pensiamo alla nazionale tedesca, insomma, che ha vinto gli ultimi mondiali con tanti calciatori di colore. Bene, il tema è che negli ultimi anni purtroppo la crisi economica ha fatto sì che queste persone, invece di essere lavoratori integrabili, sono diventati semplicemente degli ospiti. Degli ospiti a cui è difficile di andare via o cacciarli, quando sappiamo che vengono da situazioni molto spesso di guerra o di fame cronica, cioè proprio di rischio di morte, perché chi ha visitato anche i campi che ci sono lungo i Balcani sanno le foto terribili che abbiamo visto nelle settimane scorse di queste file interminabili a Belgrado di persone che sotto la neve con 0 gradi aspettavano per una ciotola di minestra. Bene, è difficile, ma è chiaro che dobbiamo dare una risposta europea, che è una risposta di sviluppo, non ce n'è un'altra, è una risposta che tenga conto che queste persone arriveranno. Bisogna far sì che ne arrivino sempre di meno, e per far sì che arrivino sempre di meno bisogna che i paesi di origine smettano di fare la guerra, e che nei paesi di origine lavoriamo noi perché ci sia un po' di economia, perché queste persone, come ciascuno di noi, come i nostri nonni che partivano per l'Australia o per gli Stati Uniti, non si sarebbero mai mossi da casa loro se avessero avuto la possibilità di mantenere se stessi e i propri figli. Quindi è un cane che si morde la coda. Quanto più l'Occidente continua a guardare con disinteresse alle guerre che ci sono nel Centrafrica, in Siria, in Pakistan o in Afghanistan, tanto più prima o poi queste persone arriveranno, perché sono disperate. Noi potremmo provare anche a costruire qualche muro, qualche filo spinato, come dicevamo prima, ma nella storia i muri e i fili spinati sono sempre stati travolti. Mm-hmm. Credo sia più intelligente lavorare nella prospettiva di cosa succederà nei prossimi anni, aiutarli a casa loro, costruire qui le condizioni per integrarli. In fondo in Friuli Venezia Giulia, sì, noi ci accorgiamo di qualche volta che ci sono 20-30 persone, ma non c'è un'invasione. In altri paesi d'Europa questa invasione è molto più grave ed è molto più difficile da gestire per le persone che abitano lì da molti anni. Quindi prima che diventi davvero un problema insostenibile, pensiamoci, lavoriamo insieme senza distinzioni, destra o sinistra. Guardate, oggi governa il PD, la Serracchiani, domani governerà qualcun altro, avrà gli stessi identici problemi. Allora, un istante di pubblicità, ci vediamo tra poco. Non discuto più. Bentrovati in trasmissione con il senatore Russo. Tantissime telefonate questa domenica mattina, ce n'è un'altra, quindi andiamo a sentirla. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Anna, buongiorno, di Vicenza. Signora. Prego, Anna. 25 minuti in linea. Sì, signora. Scusi, ma ci sono tante persone, signora. Se vuole aspetta, se no mi dispiace. Ma comunque non importa. Bene. Dunque, no, accogliamoli tutti. Vengano pure tutti con 40 T. Io dico sempre, da molti anni, daremo le chiavi di casa nostra alle persone che arrivano. E noi andremo in Africa a vivere nei tukul. Eh sì, perché questo bisogna dire, scusi, tutti, no? Tutti. Quelli che vengono da una guerra, perché sono il 3% quelli che vengono da una guerra qualsiasi. Ma io volevo parlare del reato delle violenze domestiche. Sì. Allora, la maggior parte delle donne che sono state ammazzate, anche l'anno scorso, avevano fatto denuncia per violenza, per le botte che prendevano dai loro mariti. Sì. Non faccio distinzioni tra razze perché sono tutti uguali. Gli uomini non maturano mai, gli uomini non hanno rispetto della donna, assolutamente. Io ho 81 anni e ho fatto delle battaglie per questa ragione. Sì. Non perché attenessero a me,
ma perché avevo delle amiche purtroppo che erano sottoposte a sevizie e a botte e a insulti, perché tante volte gli insulti sono peggiori delle botte. Avevano fatto la denuncia, sono state inascoltate, perché poi quando arriva la storia di ogni donna uccisa si sente che sono state ammazzate di botte. Sì. Allora adesso andiamo come gli altri paesi che io chiamo incivili, scusatemi tanto, dove le botte le moglie, beh, la Cina dice non ti domandare perché gliele dai, dagliele perché tanto ha sempre fatto qualcosa che non va bene. Noi e noi in ci Italia, adeguiamo però, alle nuove entrate, ma che bravi, che bravi. E quindi non è più reato. No, no signora, allora, no signora, no. Signora, no, no, no. Signora, no. Stavamo parlando di quello che succede in Russia, non in Italia. Cerchiamo però di non dire cose che non c'entrano nulla. Non è più reato in Russia, ok? No, no, ma vedrà, vedrà, ci manca poco. Perché no, quando una donna fa una denuncia, ci manca... Glielo no, dico, perché ho esempi da parte no, no, di amiche su questo, mie, su questo di persone non discuto, che conosco. Su questo non discuto. Quando si fa una denuncia, la denuncia rimane inascoltata. No, ed è come se questo non fosse più un reato. No, vabbè, vero. Non fosse signora, più un reato. No, no, ma guardi, il problema... Perché dopo poco si sente il problema, che la donna è stata ammazzata. Il problema è serissimo, un attimo, chiedo alla regia un attimo se ci fa interloquire, il problema è serissimo, però io le dico, solo nell'ultima settimana ci sono stati due arresti per stalking da parte dei carabinieri e il persecutore delle due vittime, che erano chiaramente due donne, anzi non chiaramente, può succedere il contrario, è successo, ma comunque è finito in carcere in entrambi i casi. Certamente questo parte da denunce precedenti, ma questo è proprio lo specchietto del fatto che invece le forze dell'ordine a Trieste su questi casi sono presenti. Io devo dire se posso rispondere alla signora. Sì, lasciamo rispondere però anche della regia, se stiamo un po' attenti a quello che succede in studio. No, perché accolgo la segnalazione della signora, che è importante, è un tema decisivo. E le porto un segnale però importante che è arrivato dal Parlamento proprio in questi anni. Io sono orgoglioso, tra le cose che ho fatto, di aver votato una legge che inasprisce le pene contro il femminicidio. Ne abbiamo discusso molto in Parlamento, è una cosa, è una battaglia che abbiamo fatto con le donne presenti in Parlamento, ma che abbiamo fatto tutti insieme. A differenza dalla Russia, nel nostro paese oggi chi fa violenza contro una donna ha delle pene più severe, perché vogliamo che sia chiaro che la denuncia e la condanna di questo atteggiamento è una condanna che senza se e senza ma. Io credo che stia crescendo la sensibilità da questo punto di vista. Oggi ci sono più denunce ed è forse un segno positivo, perché molte volte in passato le violenze si consumavano in casa e non si aveva il coraggio o la forza di andare a denunciare. Oggi il fatto che ci siano più denunce è anche il segnale che le donne hanno una speranza di essere difese e tutelate. E non abbiamo fatto soltanto una legge, abbiamo anche dato più fondi proprio recentemente ai cosiddetti centri antiviolenza, perché è importante che sul territorio poi ci siano delle persone, delle strutture in grado di ascoltare queste persone, di difenderle in qualche maniera, qualche volta addirittura di nasconderle momentaneamente alla violenza di compagni che compiono delle cose che non si devono. Quindi nel nostro paese io credo che invece la sensibilità stia migliorando, stia ulteriormente andando verso quella parità che forse sta scatenando. Ci sono gli psicologi che dicono la violenza nasce anche dal fatto che le donne oggi hanno un ruolo sociale più importante e che molti uomini non sono in grado di accogliere e di gestire questo cambio culturale. È un cambio positivo, invece andiamo verso un protagonismo, una società è migliore se le donne hanno la possibilità di far valere fino in fondo quello che è la loro specificità, di portare il loro contributo, e noi dobbiamo essere inflessibili e non è un tema che
riguarda in questo caso l'immigrazione. Ecco, chiariamo quello che, insomma, quando diamo delle notizie, leggiamo i giornali, stiamo attenti, insomma, a quello che diciamo. Quindi questo tipo di provvedimenti che fanno discutere sono stati presi in Russia, non certo nel nostro, certo, paese. Hai molti che parlano bene di Putin, che dicono che ci vuole l'uomo forte, dico che l'uomo forte va in quelle direzioni lì. Insomma, questi sono atteggiamenti macisti. Abbiamo visto Trump come tratta le donne, vediamo Putin che legislazione fa. Ecco, prima di correre dietro l'uomo forte, insomma, pensiamoci un attimo anche a casa nostra. Altra telefonata, buongiorno. Sono Anna, buongiorno. Pronto Anna? Buongiorno. Forse la signora che si chiama come me voleva semplicemente dire che ha paura che tutta questa invasione di personaggi che non hanno rispetto per la donna possa inquinare quello che noi abbiamo conquistato in tutti questi anni. Certo. Potrebbe anche essere una cosa così, no? Certo. Perché vediamo che comunque anche gli arabi che sono in Italia da 20 anni ammazzano le figlie lo stesso di botte. Quindi stiamo un attimo attenti, perché senatore Russo, lei prima ha detto una cosa, ha detto che le persone che vengono in Italia devono seguire le nostre leggi, non possono seguire le nostre leggi perché non sono né educati né abituati alle nostre leggi. Allora cosa si può fare per queste persone che non ricevono certamente un'istruzione? Stanno qui a bighellonare per le strade facendo i prepotenti e delinquendo. Quindi è un po' un discorso difficile da fare e da affrontare. Quello che però volevo dire è che io ho visto la consulta e mi è venuto in mente che guardando quelle persone molto anziane ho ripensato all'Inquisizione. Mi scusi, ma proprio io sono vecchia, ma mettiamo qualcuno di giovane e con un pensiero veloce, con un pensiero nuovo, non si può continuare a lasciare la giustizia in mano a queste persone che ormai hanno, secondo me, esaurito anche il pensiero. Ecco, è tutto qua. Questa è una lettura chiaramente interessante di Anna, che poi prima c'era Anna di Vicenza, questa è Anna dalla voce dolce, come dice il nostro amico Colautti, quindi insomma è un'altra Anna. Tema anche trattato, se non sbaglio, proprio dal ministro della giustizia ieri, no? Sul fatto di, dice, si può ridurre l'età d'accesso in magistratura, quindi è un tema insomma che c'è sul tavolo. Sì, nel nostro paese c'è un tema di ricambio generazionale. Io non sono un pasdaran di questo. Se una persona a 65 anni è in grado di dare un contributo importante, non sono per decidere che dopo una certa età questi non possono più essere ascoltati o avere dei ruoli importanti. Certo che un buon mix tra esperienza e capacità, insomma, di movimento e di velocità è sempre la cosa migliore. Insomma. È chiaro che le corti costituzionali, quando parliamo di consulta parliamo dei magistrati che devono valutare la Costituzione, un po' in tutto il mondo sono fatte da persone diciamo molto sagge, molto esperte, e quindi insomma molto, molto spesso questo si accompagna con diciamo una certa età. Forse facendo delle leggi più virgolette inattaccabili si eviterebbe di come dire di finire per portare, diciamo, i giudici in campo, no? Beh, tutti i sistemi hanno delle loro corti costituzionali proprio perché la legge ha sempre delle ambiguità e quindi è chiaro che anche soltanto quando cambia il contesto storico, una legge fatta negli anni 60, letta oggi, deve essere interpretata e attualizzata, perché non è chiaro che il pensiero... Quindi, chiaro, noi dobbiamo fare le leggi migliori, si può sempre fare in maniera migliore, ma le corti costituzionali servono sempre anche a bilanciare, a modernizzare le leggi magari scritte qualche anno prima. Tornando, se posso, soltanto un secondo sul tema dell'immigrazione, io sono d'accordo, lo ribadisco però, che sono convinto del fatto che noi possiamo chiedere e pretendere di più a coloro che arrivano di stare dentro la cornice culturale e legislativa che noi abbiamo. E in altri paesi lo fanno, dobbiamo farlo anche noi. Dobbiamo pretendere che chi dopo un anno è qui in Italia e non ha imparato la nostra lingua, certi diritti non si danno. E in America fanno un esame prima di darti la cittadinanza.
Noi dobbiamo essere sicuri che chi sta qui le leggi le accetta. Parlavamo prima del rapporto tra uomini e donne, bisogna essere inflessibili. In Italia certi atteggiamenti, anche nel nascosto delle mura domestiche, non si devono avere, non si possono avere. E sappiamo però che questo succede molto spesso, perché vi assicuro, lo dico da insegnante e da genitore di figli che ormai nelle loro classi hanno molte persone anche di altre culture, e beh, le ragazze che hanno la possibilità di studiare, di stare per molti anni nel nostro paese e di acquisire una certa mentalità, beh, sono ragazze che crescono con una libertà e una capacità di autonomia anche rispetto a delle figure maschili familiari che nel loro paese non ci sarebbero state. Quindi abbiamo il coraggio e anche fiducia sul fatto che la nostra cultura, che è una cultura di libertà, è una cultura positiva che lascia alle persone più opportunità di quante ne abbia nel loro paese, beh, insomma, quando uno assapora questa libertà e questa capacità, questa possibilità, difficilmente torna indietro e comunque lotta per i propri diritti. Ecco, lei non pensa però che, visto che si tratta di un fenomeno epocale, questo delle migrazioni, questo insomma lo condividono tutti, in un momento in cui si contesta tanto diciamo il profilo europeo su questo tipo di temi, cioè ognuno sta facendo a modo proprio, non servirebbe una legge speciale sull'immigrazione chiara, semplice, è applicata alla stessa maniera da tutti coloro i quali hanno deciso di aderire al progetto europeo? Perché com'è possibile che in Italia si agiscono in un certo modo, in Slovenia 10 km distante in un altro, in Francia in un terzo? Cioè, una legge specifica su questa condivisa da tutti mi sembra che sia ineludibile, visto che questo problema forse durerà 15 anni? No, no, ma lei ha toccato il tema principale, cioè l'Europa, lo dicevo prima, è stata la più grande conquista che la politica internazionale ha fatto. Noi abbiamo creato, in un'area in cui sono nate due guerre mondiali, il più grande agglomerato di paesi che ha vissuto in pace e ha creato la ricchezza più grande del mondo, perché noi siamo complessivamente come Europa più ricchi degli Stati Uniti, più ricchi della Cina. Oggi perché l'Europa non funziona? Perché non ha finito il processo di integrazione, non lo ha finito, perché dopo aver fatto l'euro, l'euro oggi funziona meno bene di come potrebbe, perché non ci sono ad esempio delle politiche fiscali uguali in tutta l'Europa, e non funziona perché su un tema decisivo che sta sconvolgendo le nostre vite, le vite dei cittadini, perché li vedo anch'io gli immigrati e ho delle figlie femmine che camminano per le strade della mia città e voglio essere sicuro che camminino oggi e nei prossimi anni sicure senza avere dei problemi. Bene, non è possibile che ogni paese decida in maniera autonoma. Questa è la battaglia. Devo dirla che l'Italia negli ultimi mesi, negli ultimi anni, questa battaglia l'ha fatta anche Matteo Renzi in maniera molto forte. Quando noi diciamo che l'Italia non può accettare di essere penalizzata per uno zero virgola sui bilanci, quando gli altri paesi, come l'Ungheria, ma non soltanto, decidono che sulle politiche dell'immigrazione fanno come cavolo vogliono e poi alla fine danneggiano anche noi, perché se siamo gli unici idioti che si comportano, non siamo gli unici, ma insomma, che si comportano in maniera virtuosa, i furbetti poi alla fine rovinano anche l'atteggiamento virtuoso che noi abbiamo, bene, quella è la battaglia. Se ci illudiamo che basti chiudere l'Italia, poi l'Italia, guardi, non si possono fare muri, abbiamo troppi mari per fare dei muri, noi non riusciremo mai a bloccare l'immigrazione, possiamo e dobbiamo gestirla coerentemente in Europa, politicamente, culturalmente e con una grande rigidità anche dal punto di vista legislativo e di sicurezza. Altra telefonata, buongiorno. Sì, mi scuso se ho richiamato, ma prego. Il senatore mi ha dato una risposta molto definita sul discorso del Porto Vecchio, e cioè che è un atto prettamente speculativo, nel senso che va venduta quell'area. No. Oggi non ho detto questo, troviamo con il famoso indicatore europeo Target 2 che dall'Italia partono ogni anno 300-400 miliardi di ricchezza verso la Germania, la quale accumula quasi 750 miliardi di valore. A questo punto abbiamo praticamente una situazione in cui non c'è ricchezza in Italia, per cui quelli che dovrebbero acquistare queste aree saranno esattamente solamente stranieri. Quindi noi cediamo parti del nostro territorio a stranieri. Oltre a questo, si può dire anche che, per esempio, sul discorso dell'immigrazione, la Germania ha firmato Dublino, come tutti. Per cui se la Germania si arricchisce, dovrebbe anche avere più oneri nel sostenere questa massa di persone che anche lei ha firmato di voler accettare nell'ambito europeo.
mentre invece il governo non ha la capacità di difendere queste nostre posizioni. E infatti il territorio dell'Italia si sta impoverendo. Quello che ha detto il senatore prima, che l'Europa è il paese più ricco, è vero, ma facendo la somma totale c'è invece una fascia di paesi, prettamente quelli mediterranei, che si stanno impoverendo a scapito della Germania e dei suoi Olanda, eccetera. Per cui il governo dovrebbe essere in grado di fare una politica per uscire da questa situazione. Sappiamo anche che quello che è il positivo dell'industria rispetto alle tasse, eccetera, non è sufficiente a pagare gli interessi passivi del nostro debito, che aumenta sempre più. Quindi è una situazione che l'unico punto di arrivo è il disastro. Allora, che politica fa questo governo di sinistra? E questa è l'incertezza che fa perdere al PD le caratteristiche di partito guida, e le prossime elezioni si avrà la dimostrazione. Grazie. Grazie per il suo intervento. Prego, Russo. Io ovviamente spero che non sia così, però rispondo con spero con precisione. Intanto, a livello internazionale, è vero che ci sono disparità in Europa, ma noi ricordiamoci sempre che l'Italia, tra paesi ricchi e paesi poveri, è nella fascia dei paesi ricchi. L'Italia è la seconda manifatturiera d'Europa. Dopo la Germania, l'industria manifatturiera più importante in Europa è l'Italia. L'Italia, insieme alla Francia e l'Inghilterra, finché ci sarà, sono i paesi guida con la Germania del nostro continente. Quindi noi abbiamo un ruolo, no, non pensiamoci sempre come delle cenerentole. Abbiamo la possibilità, qualche volta abbiamo avuto troppe timidezze nel rivendicare la nostra forza. Dopo, il mercato è globale, è internazionale, dobbiamo giocare su questo mercato. Qualche volta si compra, qualche volta si vende. Luxottica, la più grande impresa di occhiali del nostro paese, ma una delle più grandi al mondo, ha appena comprato il principale competitor francese ed è diventata praticamente il numero uno mondiale di questo settore. In cui nelle stesse ore vediamo Vivendi che cerca di comprare Mediaset, oppure queste operazioni strane che sembrano venire sempre dalla Francia o dalla Germania su Generali. È chiaro che il sistema paese, la politica e l'economia, perché non su tutto decide la politica. Quando parliamo di imprese private, sono le imprese private. Certo, la politica deve aiutare. Su Porto Vecchio, io voglio dire, perché ho detto cose diverse da quelle che mi venivano riferite in questo momento, non c'è un tema di speculazione. Il comune deve gestire e gestirà queste aree e sarà il regista di queste aree, qualunque siano le destinazioni che si decideranno. Può vendere in parte le aree o può darle in concessione per 50 anni, 100 anni, così come è stato fatto finora. Chiaro che ci saranno, e io penso sia importante che arrivino dall'esterno delle risorse fresche, perché se noi pensiamo di farlo soltanto con i nostri soldi, i miliardi di euro investimento non ci saranno. Ma stiamo attenti, una cosa è immaginare che ci sia questo investimento complessivo, un'altra è che poi i soggetti che lavoreranno in Porto Vecchio non possono essere italiani. Ad esempio, Fincantieri ha chiesto una concessione o di gestire un'area molto importante per innestare un'attività sui mega yacht molto importante, che porterebbe risorse da tutto il mondo. C'è la possibilità di gestire le navi da crociera anche in Porto Vecchio, con dei centri commerciali dove far scendere i turisti e farli arrivare. C'è la possibilità, io credo, di sviluppare il turismo in maniera importante. Tutte attività che riguarderanno dei player italiani se vorranno venire. È chiaro che però nel momento in cui noi andiamo a chiedere al mercato un investitore da 3 miliardi di euro, questo investimento può anche venire dall'America, dalla Russia, dal Qatar, così come avviene in molte altre parti d'Europa. Ringrazio il senatore Russo per essere stato con noi questa mattina a Sveglia Trieste. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Tra poco arriva Manuela Declic, consigliere comunale di Forza Italia. Restate con noi sempre su Tele4. Bentrovati, bentrovati a Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio Manuela Declic, consigliere comunale di Forza Italia, bentrovata innanzitutto. Buongiorno e buona domenica a tutti. Volevo cominciare proprio dal vostro lavoro, parallelo a quello chiaramente del Consiglio Comunale, in commissione, la quinta commissione che viene presieduta proprio da Manuela Declic. Ci racconta un po' di quella che è l'operatività e i lavori su cui vi state concentrando. È una commissione che devo dire positiva e propositiva. Stiamo agendo con delle buone sinergie
Il risultato è stata la positiva delibera sui vaccini, un rilancio dei ricreatori e tante altre attività che verranno fatte e portate avanti. Scusatemi, sono arrivata oggi con un mal di gola che è qualcosa di tremendo. Ecco, ricordiamo, no, il discorso relativo al fatto che in tutti gli asili del Comune di Trieste sarà necessaria tutte le vaccinazioni, diciamo, obbligatorie per poter iscrivere i bambini all'asilo e le bambine ovviamente. Certo. Fatto che è stato tra l'altro anche come dire, commentato positivamente da più parti politiche, anche sì, esterne alla maggioranza. L'altro giorno anche a Ring il medico Andolina insomma, ha ribadito come sia stata una scelta è stata più un'azione coraggiosa, seppur contestata. Voglio ricordare il buon lavoro fatto e portato avanti dall'assessore Angela Brandi in sinergia con l'azienda sanitaria, perché quando si lavora di comune accordo vanno ricordate anche le cooperazioni e gli accordi positivi. C'è stato un ricorso al TAR, il TAR ci ha dato ragione e questa è una presa di responsabilità a tutela della salute della comunità. Ripeto, una decisione seppur contestata da determinate famiglie, perché quando si parla di temi particolari e dei nostri figli la sensibilità è particolare e le contestazioni assolutamente rientrano, voglio dire, in questi percorsi, e guai se non fosse così su determinate tematiche, ma questa è stata proprio secondo me la dimostrazione che quando si agisce a tutela di una comunità e a tutela dei nostri bambini, anche se a volte le scelte sono difficoltose, hanno dei gap, hanno degli scontri, queste vanno fatte e vanno portate avanti, e quindi questo secondo me è stato uno dei grandi successi e dei grandi risultati ottenuti dalla quinta commissione, dell'assessore Angela Brandi in primis e da tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo risultato. Allora, chiedo alla regia se possiamo rivedere il servizio dal telegiornale di ieri relativo alla posizione dei medici sulla situazione sanitaria, il quarto servizio in scaletta, così restiamo in qualche modo, come dire, con un filo di collegamento nel nostro discorso, anche se qui si va chiaramente sul discorso relativo alla riforma. Posizione medici sulla sanità dal telegiornale di ieri sera. Vediamola assieme. Gli enormi disagi dei giorni scorsi verificatisi ancora una volta al pronto soccorso di Cattinara, quando decine di pazienti che dovevano essere ricoverati hanno dovuto attendere a lungo poiché non vi erano posti letto disponibili nei reparti di destinazione, hanno provocato una decisa e dura presa di posizione da parte del personale medico infermieristico della struttura complessa pronto soccorso e terapia d'urgenza. Sottoscritta da tutti gli operatori è stata infatti inviata al direttore generale Nicola Delli Quadri, al direttore sanitario Emanuela Fragiacomo e al direttore amministrativo Michele Rossetti una lunga lettera in cui vengono evidenziate tutte le criticità che insistono sul pronto soccorso. Prima fra tutte si legge l'enorme difficoltà a poter ricoverare i pazienti che non sono passibili di filtro e di invio a domicilio o nelle strutture esterne di ricovero e cura. Dopo aver sottolineato il grande impegno di tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario nel garantire la miglior qualità possibile del servizio, il documento lancia un giaccuso nei confronti della direzione, colpevole, a detta dei sottoscrittori, di aver trovato soluzioni assolutamente inefficaci e discutibili, che hanno comportato solo un ulteriore sovraccarico di lavoro per il pronto soccorso, come la richiesta, immediatamente respinta, di prolungare l'orario di lavoro del personale medico o di aver assegnato infermieri e operatori sociosanitari provenienti da altri reparti e quindi non abituati alle specifiche metodologie di lavoro. È un dato di fatto, conclude la lettera, che il personale è ormai esausto a causa di un carico di lavoro insostenibile. Pretendiamo che la direzione, concludono gli operatori sanitari, trovi una volta per tutte una soluzione efficace, sollecitando anche i medici specialisti a una maggior collaborazione sulle tempistiche delle visite. Il dottor Delli Quadri, raggiunto al telefono, ha replicato affermando che il lavoro con i professionisti e con i medici è già avviato da diversi mesi e in questo tempo sono già avvenuti anche numerosi incontri. Il frutto di queste riunioni, ha specificato Delli Quadri, ha portato anche a contenere una situazione che poteva essere molto difficile in tutto l'ospedale. L'azienda sanitaria, per risolvere i problemi, ha invitato i professionisti a produrre un progetto, il quale potrebbe fungere da punto di partenza, ma soprattutto da strumento risolutore per tutte le problematiche e le criticità del pronto soccorso, ma anche degli altri reparti. Infine, ci sono anche delle inesattezze sui dati, ha concluso Delli Quadri, in particolare quelli della RSA, giudicati non corretti.
Allora, botta risposta sulla situazione sanitaria in questo momento di emergenza, picco influenzale, emergenza Bora la settimana scorsa, tra medici insomma, che ravvisano tutta una serie di problematiche e diciamo, azienda sanitaria. Purtroppo la situazione non è delle migliori, la stiamo vivendo quotidianamente e direi non da oggi, perché il problema dell'emergenza del pronto soccorso e delle persone che fanno delle file di 8-10 ore d'attesa è un problema che sta andando avanti ormai direi almeno da un 3-4 anni che sentiamo ripetere quotidianamente e si cerca qualche risoluzione. Voglio dire, il problema non è dato sicuramente dal personale infermieristico, dai medici che cercano di fare di tutto e di più per mandare avanti questa situazione. Il problema è proprio dato da un'organizzazione alle spalle che evidentemente, e lo dico con dispiacere, non sta funzionando bene. Siamo una città fatta prevalentemente da anziani che ovviamente con delle influenze di un determinato peso, non stando bene, si spaventano, prima cosa che possono fare, tanti non hanno neanche qui i loro giovani, le loro famiglie, i loro figli, perché magari vivono all'estero o lavorano da altre parti, quindi sono costretti o a chiamare il 118 o a recarsi in pronto soccorso. Quindi la situazione è emergenziale ormai da tempo e abbiamo sentito anche l'assessore Telesca una volta quest'anno in consiglio comunale. Effettivamente loro dicono che la condizione non è così tragica rispetto alle altre parti d'Italia, a noi invece che siamo abituati a misurarci col metro che abbiamo, la situazione sembra ormai diventata piuttosto pesante. Anche quando sentiamo parlare che non ci sono più posti letto, sinceramente la cosa ci preoccupa e non poco, perché un pensiero che mi sorge abbastanza spontaneo è: se arriva qualcuno effettivamente in emergenza e questa persona ha bisogno di essere ricoverata, magari mi dimettono una persona che aveva ancora bisogno di assistenza pur di liberare questo posto letto. Quindi insomma le problematiche non sono poche, sono ormai all'ordine del giorno, quindi è una costante. Adesso sapevamo che il picco dell'influenza arrivava, è arrivata anche in maniera piuttosto pesante. Penso che bisogna anche trovare delle soluzioni per queste situazioni che non sono neanche emergenziali, ma ormai da un po' di tempo sono diventate una costante. Abbiamo una telefonata in linea, sentiamola. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Dottor Stabile, buongiorno, sono Marco di San Giusto. Buongiorno, prego. Ospite. Prego. Buongiorno. Intervengo su sta benedetta storia, maledetta anzi, storia del pronto soccorso a Catinara. È facile per le persone, come tra parentesi sottoscritto noi, intervenire praticamente e criticare, bisogna sempre proporre. E io voglio ricordare che alcuni dati base del pronto soccorso di Catinara. Il pronto soccorso di Catinara è strutturato per una cinquantina di persone, pazienti, medici, eccetera. Questo è stato fatto anni fa e per cui praticamente c'è un problema di spazio, c'è un problema di gestione dello spazio stesso e c'è un problema di affluenza. E noi abbiamo così chiesto a vari medici, infermieri, nostri amici, e loro dicono che basterebbe, come l'abbiamo già detto in trasmissione, fare un secondo pronto soccorso, come era una volta d'altronde, all'ospedale Maggiore. E l'ospedale Maggiore dovrebbe far da filtro per i codici bianchi e i codici gialli. Ricordo ancora in trasmissione a tutti voi, a tutti noi, che c'era infatti una navetta che portava praticamente i vari pazienti su all'ospedale di Catinara. È una soluzione abbastanza semplice e non capiamo perché non potrebbe essere fatta. Cioè, questo è il problema, è semplicissimo. Certe volte, a parte in capo, a parte questo, bisognerebbe ritornare indietro alle cose che funzionavano. E sottolineo ancora una cosa, il Maggiore è facilmente raggiungibile, specialmente anche dagli anziani e dalle persone che hanno problemi di mobilità. La ringrazio e vediamo se qualcun altro può intervenire in merito. Certo, ovviamente.
ovviamente, sì, insomma, il maggiore evita anche l'ambulanza. Per il maggiore persone. Evita l'ambulanza, il maggiore è collocato in centro città, effettivamente svolgeva un buon servizio di pronto soccorso, anch'io lo ricordo, anche abbastanza immediato, non so, penso all'oculistica, a problemi odontotecnici, cioè per determinate situazioni l'ospedale maggiore, un piccolo infortunio, poteva andare effettivamente molto bene. Bisognerebbe cercare una soluzione per ripristinare almeno determinati servizi, perché mi hanno detto che di turno c'è un unico medico che ovviamente da solo non può svolgere determinate funzioni ad oggi. Forse c'è l'intenzione di implementare questo servizio di pronto soccorso. Tanti non si recano neanche perché non sanno neanche che ad oggi esiste, anche per delle piccole problematiche, e quindi scelgono di andare direttamente a Catinara, perché tanti riferiscono proprio il fatto che se hai qualcosa ti rechi al maggiore, poi ti portano immediatamente a Catinara, perché lì non saranno sicuramente in grado di darti le cure adeguate. Penso non sia proprio questo il caso della situazione, anzi forse, dico io, ma mio pensiero personale, se le persone iniziassero a recarsi di più al pronto soccorso dell'ospedale maggiore, anche in quel caso vedendo proprio un'affluenza, potrebbe esserci un pensiero positivo nel migliorare il servizio che anche lì le persone stanno offrendo. Tra l'altro, insomma, è stato realizzato anche un parcheggio, no? Che sì, permette anche di risolvere quello che era il problema relativo all'afflusso di persone in auto al, sì, maggiore, che insomma anche da questo punto di vista. Ma c'è anche un bel polo nuovo, effettivamente, ben strutturato, nuovo, ben organizzato. Quindi quando vengono organizzati questi nuovi poli, bisognerebbe anche dar loro una vita per fare proprio un sistema di contorno che funzioni nella maniera più positiva e propositiva possibile. Altra telefonata in linea, sentiamola, buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Buongiorno. Volevo parlarvi di una situazione che ho trovato venerdì scorso al Maggiore, dove sono andata per ritirare i raggi. Sì. Allora, sono andata alle 11.15, sul biglietto avevo 50 persone davanti, tutto l'atrio pieno di gente, tutti in piedi, a parte forse 10 sedie occupate, un continuo aprirsi delle porte dell'entrata, col continuo giro d'aria con le porte che vanno in giardino. Dopo 50 minuti è venuto finalmente il mio turno, sono reduce da una caduta in autobus. Stanchissima, sono andata via stanchissima e infreddolita. Sì. Io vorrei sapere, ma quale mente ha deciso un unico sportello, l'atrio pieno di gente, in freddo, quel giorno c'era ancora abbastanza vento, ma chi ha avuto l'idea di creare questa situazione per la gente che va a ritirare gli esami? Non so, questo volevo dirvi. Sono le persone, la maggioranza erano persone anziane come sono io. È una cosa da terzo mondo. Vi ringrazio tanto, buongiorno. Grazie signora. Buongiorno. In genere per il ritiro degli esami sono attivati più sportelli, adesso sarà stato, anche se effettivamente le persone in fila sono tantissime e i tempi d'attesa sono, ahimè, piuttosto lunghetti. E il problema del giro d'aria, devo dire, che è un problema che non riguarda solo l'ospedale maggiore, ma riguarda anche l'ospedale del Catinara. È un problema che tante volte me lo sono posta io stesso, come mai negli ospedali non stanno attenti a questi grandissimi giro d'aria, essendo veramente tante persone anziane presenti, e tanti magari si trovano veramente nella saletta antistante, proprio il primo accesso del pronto soccorso, con un lenzuolino minimo, in una situazione veramente pesante. Allora dei piccoli accorgimenti, dei piccoli gesti di umanità e di sensibilità rendono a tutti migliori sia le ore di attesa che poi la degenza stessa. Tra l'altro poi, insomma, c'è un tema fondamentale da affrontare
per chiunque anche amministrerà la regione nel prossimo mandato, cioè basta guardare i dati dell'ufficio statistica del comune di Trieste per rendersi conto, abbiamo fatto un servizio l'altro giorno, che nei prossimi 10 anni la previsione, diciamo, intermedia, cioè quella più probabile, dice che ci saranno 5.000 anziani in più a Trieste. Eccoci. Sono 18.500, diventeranno 23.500, questo lo dice l'ufficio statistica del comune. Quindi problemi come quello della signora, problemi come quello dei posti letto saranno necessariamente più complicati. All'ordine del giorno sicuramente più complicati e bisogna attrezzarsi anche per questo. I dati sono i dati, a volte si lasciano scrivere, ma dico io in genere se ce li abbiamo ci può essere anche una programmazione. Penso che in determinati casi, e in primis proprio quello della salute dei nostri cittadini, sia fondamentale una buona prevenzione, una buona programmazione e un'attenzione particolare sul territorio. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Ah, buongiorno, sono Nevio. Senta, volevo dire una cosa. Sento sempre questa questione che Trieste è una città degli anziani e degli anziani. Ma dalle altre parti cosa fanno? Li ammazzano da giovani affinché non diventino anziani? Beh, insomma, è risultato demografico di una città che era molto più grande, molto più popolata, si è spopolata, sono calate le nascite, di conseguenza siamo la città col più alto tasso di ultra 75 anni in Europa rispetto alla popolazione. Questo dicono i dati. E un'altra cosa, allora, una cinquantina d'anni fa esisteva solo il Maggiore, giusto? Sì. E la città era più popolosa, chiaro? E meno anziana. Non succedevano mai queste cose con file assurde al pronto soccorso e tutte queste belle cose? Semplicemente perché oltretutto esistevano le divisioni dove potevano essere ricoverate le persone. C'erano due pronto soccorso. Dai compagni della sinistra questo non succede, uno sta male, deve arrangiarsi, questo è il punto. Grazie, buongiorno. Grazie. Diceva il signore giustamente, esistevano però due pronto soccorsi. Esatto, esistevano due pronto soccorsi, ovviamente il lavoro veniva dimezzato solo in caso di necessità, dirottato. Adesso ripeto, gran parte delle persone, non ho i dati specifici, ma gran parte delle persone si rivolgono all'ospedale di Catinara. Purtroppo stanno lì in file d'attesa, ripeto, non da poco. E nel dubbio tante volte chiamano anche la guardia medica, ma anche la guardia medica a volte è oberata e non riesce ad andare nelle varie case, soprattutto in questi momenti particolari, e cercano di risolvere la situazione facendo delle domande telefoniche. Purtroppo alle persone queste domande hanno bisogno ancora del contatto, no? Del contatto umano, del rapporto, del medico che ti vede, per rasserenarsi da determinati punti di vista. Quindi queste domande telefoniche, le risposte che giustamente, voglio dire, sta nella loro professione, anche le guardie mediche fanno, a volte alle persone non bastano, anzi nella gran parte dei casi non bastano, e quindi sentendosi insicuri e vivendo anche uno stato di paura si rivolgono piuttosto al pronto soccorso. Abbiamo ancora una telefonata, sentiamola, buongiorno. Pronto? Prego Bruno. Pronto, Bruno qua. Sì, abbiamo capito. Pronto? Sì, siamo pronti. Ecco, volevo dirgli, no? Ecco, qua in regione, qua, tre quarti del bilancio della regione va nelle spese sanitarie. Quindi noi paghiamo le tasse alla regione e la regione spende quasi tre quarti del bilancio per la sanità. In più ancora i cittadini devono pagare il ticket. Quindi diciamo che praticamente noi, se paghiamo come che ha detto la Saracchiani, noi ci paghiamo il nostro sistema sanitario. Cioè noi paghiamo, me, lei e tutti gli altri, roba del genere. Quindi paghiamo. Dopo, per quel che riguarda, lei era la trasmissione Ring che avevi fatto per la sanità, era qualcosa di pietoso, no? Difendere l'indipendibile. Dopo, dottor Stabile, lei da HP come che funziona il CAP? No. Lo può spiegare lei, perché di quei altri non ho capito niente. Il CAP cosa è? Funziona, non funziona? Diciamo che i medici, certo, di medicina generale, noi vogliamo dar su perché sta bene l'ambulatorio. Esatto. E i medici di medicina generale ci fa più soldi di un medico che si incardina nell'organico dell'azienda sanitaria.
Ecco, quindi siamo come di potentati, di lobby che noi vuoi fare, eccetera. Quindi la riforma in sé la potessi essere anche ben fatta, però si scontra contro queste posizioni di fatto, posizioni economiche, no? Ecco. Quindi a parte, ecco, fatto questo, che se paghiamo noi tre quarti più ticket, no? Ecco, dopo l'organizzazione che iremo contro, e dopo pensar male si fa peccato, ma forse si azzecca, no? Che dei 6 metri per ritirare, e visto che li avevamo 50.000 di più pensionati, roba del genere, che dei 6 metri lo sportello sul giro d'aria, che sia per secondi fini, chissà, forse. Bruno, grazie. Allora volevo rispondere, Bruno, sei lì? No, è andato. No. Volevo rispondere perché chiaramente poi anche l'altro giorno a Ring arrivano messaggi in cui si chiede al conduttore di insomma, non fare alcun commento, altri dicono invece noi non abbiamo capito niente. Allora, per rispondere a Bruno, il concetto è questo. Era stata presentata la riforma sanitaria con la parte legata ai centri di assistenza primaria come uno sforzo per andare a diciamo così, sgravare il pronto soccorso dei casi meno urgenti, dai cosiddetti codici bianchi. Abbiamo scoperto via via poi, parlando direttamente con degli quadri, in base alle cui dichiarazioni ho realizzato anche i servizi in apertura di Ring, che invece i CAP sono votati a seguire le malattie croniche e le malattie insomma, anche diciamo, meno gravi, ma che hanno una certa periodicità, con una serie di appuntamenti mirati nel tempo, che in questo modo, in progressione con anche l'aumento della popolazione anziana e quindi l'aumento delle malattie croniche, andrà a sgravare il compito su questo fronte degli ospedali. Esatto. L'altro giorno a Ring, con il consigliere Codega del PD, per sua bocca, per sua parola, si è invece tornato a parlare anche di piccoli interventi ai CAP relativi a problemi di salute, dice bandolina al dito, e quant'altro, che può avere un piccolo infortunio. Certo. Quindi noi attendiamo una posizione chiara anche da parte della politica, però premettiamo che l'azienda sanitaria, dottor Deli Quadri, numero uno dell'azienda sanitaria, ce l'ha chiarita, quindi come dire, chi ha in mano la sanità ha perfettamente chiara la situazione. Allora da lì, in pronto soccorso, le emergenze, le criticità e anche come dire, i piccoli problemi, al CAP le questioni croniche. Esatto. Quindi non vorremmo mettere in difficoltà però la gente che da casa ci segue. Quindi se uno ha un problema di salute, deve rivolgersi al pronto soccorso, esattamente. Anche noi abbiamo compreso questo, anche se nel primo momento c'era poca chiarezza, abbiamo visto tante progettualità, tante belle idee, ma veramente mancava la chiarezza. Poi Deli Quadri, ripeto, ha chiarito che i CAP serviranno proprio a gestire quelle cronicità e quelle criticità di persone che purtroppo sono costrette a vivere in determinate situazioni frequentando quasi sempre gli ospedali, non dico quotidianamente ma settimanalmente sicuro, e questi potranno rivolgersi direttamente ai CAP, saranno seguiti dai CAP. Effettivamente, come centro di assistenza primaria, è proprio dal nome, il primo impatto, il primo pensiero era quello di poter dirottare magari nei vari distretti di competenza le persone che si trovano all'improvviso, quello, ripeto, che si taglia il dito, quello che gli entra qualcosa nell'occhio a causa della bora, quindi che si trova al momento in difficoltà nella situazione senza fare 10 ore di attesa, mi rivolgo al mio distretto. Invece sembra che questo non sia l'intento e il progetto che va rivolto ai CAP. Ecco, poi chiaramente se ci saranno ulteriori specifiche molto più chiare, noi siamo pronti a fare un servizio, a chiarire la situazione ancora meglio, a dettagliare la situazione, perché qui non si tratta di destra, di sinistra, di 5 Stelle, qua si tratta di dare delle informazioni chiare, no? a chi ci segue da casa. Certo. Telefonata, pronto? Sì, pronto, stabile, sono in diretta? Sì, signora. Sì, la ringrazio. Buongiorno a lei e buongiorno al consigliere Deli. Buongiorno. Allora, il telespettatore che ha chiamato prima ha detto 50 anni fa. Faccio presente che l'ospedale di Catinara è stato inaugurato negli anni 80-82, ecco. Mm-hmm. Perciò lui parlava di 50 anni fa. Effettivamente era così. Non c'era quel caos che c'era adesso. La medicina ha fatto dei grossi
passi avanti, e adesso non so se questo ha influito su questo caos. Poi ci sono i protocolli che i medici devono seguire, perché purtroppo il paziente che non è più paziente, sono cominciate a fioccare le denunce. Una volta i nostri anziani dicevano no, non dir niente, ci si può sempre aver bisogno, e invece la gente adesso si sta svegliando, e quando c'è qualche sbaglio in medicina fanno la denuncia. Per questo sono tutti assicurati, dall'infermiere ai medici. Oh, e a proposito della statistica, che ci saranno tanti anziani di più a Trieste, non so se questa statistica è giusta, perché non so se hanno calcolato che con la riforma sanitaria e, come ha detto Bruno, con i giri d'aria che possono aiutare, l'età media sta calando precipitosamente, non è più l'età media di 7-8 anni fa. Eccolo, perciò la riduzione dell'età media va a finire che l'aumento. Solleveremo noi anziani, dopo che abbiamo pagato una vita, la mutua, tutto quello che era da pagare, ecco, solleveremo la sanità pubblica. Consigliere Dettrich, non ce l'ho con lei assolutamente, anzi è un qualcosa in più, però giusto per dire la mia, ecco, come al solito. Grazie. Grazie signora. È vero, effettivamente i medici seguono i protocolli proprio anche per una loro tutela, e da là mi rendo conto non se ne esce. Ma anche quando parliamo del burlo e dei nostri bambini, effettivamente, come ha detto la signora, ed è vera, questa è la contropartita dei cittadini, che sono sempre più attenti, attendono delle risposte concrete, e tante volte si creano due muri, no? Il muro comunque della precisione, dell'attenzione, dell'aspettativa da parte del cittadino, e il muro dall'altra parte del medico, che comunque non esce dal suo standard del protocollo. E questa, secondo me, è una considerazione che ha fatto la signora, che secondo me è assolutamente condivisibile. Qualche volta, dico io, manca anche tra i medici una visione d'insieme. Ognuno fa il suo, ognuno si occupa del suo, e qualche volta ci sono anche dei ricoveri impropri, perché nessuno si assume, forse, dico io, forse, la responsabilità di trovare delle soluzioni alternative. E anche questo è un problema, no? Il problema della famosa assistenza domiciliare. Forse se venisse data un'assistenza domiciliare migliore, più forte, più concreta, potremmo anche evitare dei ricoveri che purtroppo avvengono nella quotidianità, soprattutto per quanto riguarda delle persone anziane, che poi si sentono sole e dicono: io a casa, per avere una signora che mi arriva un'ora e mezza, due, non mi sento. Quindi la patologia, certo, è anche fomentata proprio da questo carico di paure, di pensieri, di tensioni, perché sappiamo che il nostro fisico agisce di conseguenza. Quindi proprio un lavoro di prevenzione e cura sul territorio, con una buona assistenza domiciliare, è anche un altro punto, secondo me, fondamentale, che forse manca, è quello delle RSA, delle nostre case di riabilitazione. Ci hanno detto che ci sarà un potenziamento delle RSA, io mi auguro che questo potenziamento ci sia. Effettivamente ci sono tantissime persone in liste d'attesa che comunque attendono e avrebbero anche bisogno di un periodo di riabilitazione piuttosto lungo per poter ritornare a casa e affrontare la loro quotidianità con la minima autonomia, perché questo dovrebbe essere lo scopo: uscire da una RSA, che non ha la funzione di essere un ospizio, una casa di ricura, uno spazio di ricovero, un posto letto occupato, ma dovrebbe essere proprio la funzione di riabilitare la persona e di concederle quel minimo di autonomia per poter ritornare a casa e gestire le sue piccole cose. Ad oggi sappiamo che di RSA abbiamo la Pineta del Carso, quella del Maggiore, che so funzionare molto bene, poi abbiamo l'RSA San Giusto, che è quella vicino all'ITIS, e la Casa Verde, che è stata spostata in sanatorio triestino. Comunque la copertura dei posti, adesso non ho i dati, i numeri precisi, sicuramente non è sufficiente
a, diciamo, a soddisfare le esigenze del nostro territorio. E anche questo punto, secondo me, è fondamentale, la prevenzione prima e l'aiuto dal momento che io arrivo in ospedale. Ho bisogno di essere poi seguito anche nel mio iter fino a casa. Questo dovrebbe essere il vero scopo, secondo me, della nostra sanità. Un istante di pubblicità, torniamo tra poco ancora con Sveglia Trieste. Bentrovati, bentrovati in studio a Sveglia Trieste, ancora con Manuela Declic, consigliere comunale di Forza Italia. Abbiamo una telefonata in attesa, allora sentiamola, poi vediamo anche un estratto da Ring. Pronto? Pronto? Prego signora. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Una cosa bellissima che hanno fatto questo CAP, è una cosa favolosa. Volevo chiedere, io abito qua vicino al distretto Trevi a Puccini, ma come mai qua non hanno aperto l'ambulatorio per così tipo pronto soccorso per non intasare tutte le linee su da Catinara? Perché non è previsto? Non era previsto, no. Ma peccato, perché ci sono tanti anziani qua che abitiamo vicino. Certo, poi in realtà il distretto, insomma, di via Puccini è già... tornato operativo, se non sbaglio, sì, per le iniezioni, sì, e per altri servizi, sì, no? Per le prove del sangue, e giusto? E devo dire che è un distretto, aggiungo questa parola in più, il distretto, sì, di via Puccini. Però è importante anche uno se sta male. Per esempio, ho un mal di pancia, decide di andare a Catinara, vado qua vicino. Sarebbe una bella idea, signora. Sì, sì. Ecco. Ecco, ecco, per non intasare tutta la fila. Questo, perché invece il CAP del distretto 2 lavora? Via Sorsovino. Sì, le considerazioni della signora sono anche giuste, ma non siamo in questo momento noi, mi permetto di dire, gli interlocutori. Interlocutori, le spiego perché. No, le spiego perché. Perché sul CAP ancora ad oggi c'è parecchia confusione. Sono stati, diciamo, inaugurati, tra virgolette, da poco. Si è fatta chiarezza su un punto, almeno per ora, e aspettiamo ancora dei dati certi, proprio e chiari, dove dicono che non sarà tanto un'assistenza prime cure, ossia la persona che si trova in difficoltà e quindi ha un'emergenza, un malessere e si rivolge a questi CAP, ma sarà proprio per gestire delle cronicità, quindi la funzione dovrebbe essere diversa rispetto a quella che principalmente si pensava. Poi le sue considerazioni sono assolutamente giuste e condivisibili. Il distretto, quello di via Puccini, posso dire che funzionava sempre molto bene. Io potrei fare una richiesta anche col consigliere Marini, che è in regione, di implementare proprio forse i servizi, potrei chiedere di implementare proprio i servizi di questo distretto di via Puccini, che anch'io so essere praticamente in vigore da parecchi e parecchi anni e funzionava molto bene. Poi certi servizi sono stati sospesi, magari per la zona vedere di ripristinare quel servizio e implementarlo sicuramente potrebbe essere qualcosa di utile per la zona e per il territorio. Bene, allora grazie al signor per aver chiamato, perché altrimenti se andiamo avanti così con il ritorno non usciamo più. Speriamo adesso, insomma, io devo dire la verità, sto anche contattando delle persone competenti per domani fare un servizio insomma, definitivo e capace di chiarire completamente la situazione, perché insomma è giusto che a casa si abbia un'idea chiara di queste cose. Volevo tornare un attimo più al discorso politico, sempre alla trasmissione Ring di venerdì c'è stato, insomma, un acceso botta risposta in diretta tra Lega e Forza Italia, tra Lippolis e Marini, relativamente, insomma, a questa spaccatura che è emersa nel centrodestra di recente su questioni come le unioni civili e non solo. Rivediamo allora l'estratto appunto sul centrodestra andato in onda nel nostro telegiornale di ieri, non questo che vedono in preview, avviso subito in regia, quello relativo a Forza Italia e Lega Nord come da scaletta, eccolo qua. Se moderato vuol dire essere pronti al compromesso, essere pronti a... Dove siamo pronti? No, ma no, intendo dire fare determinate cose che la Lega non vuol fare. È la prima volta a distanza... Cioè?
Noi vogliamo rispettare quello che abbiamo detto in campagna elettorale agli elettori, portarlo alla fine, okay, fino in fondo, con durezza anche, ma questo è un vantaggio per noi, è un pregio. Alla fine, voglio dire, la politica si è sputanata, chiedo scusa per il termine, perché diceva delle cose in campagna elettorale e poi alla fine le ammorbidiva sempre, cercava in qualche maniera di sviarle, ma no, questa volta no. Noi invece, duri e Roberti sta facendo tutto quello che ha promesso in campagna elettorale e questo dà fastidio perché non dà margine di trattativa. Allora io dico solo questo, faccio un esempio. Moderati significa, ad esempio, su quello che è successo lunedì sul caso Regeni, capire che è il momento di finirla di fare polemiche, e quello che abbiamo fatto noi e la lista di piazza di votare una mozione del PD emendata da Piero Cambe, capogruppo di Forza Italia, mentre voi e Fratelli d'Italia, scusa Antonio, ma te lo devo dire, non avete partecipato al voto e io non riesco ancora a capire il perché. Ma scusa, ma secondo te, Roberto, io non ho ancora capito cos'è che vi dà tanto fastidio del discorso di Regeni. No, ma il vice sindaco, dopo chiudiamo perché loro sono. Certo, ma il vice sindaco, secondo te, doveva fare proprio una mozione presentata dal PD? Secondo me questa è fantascienza, caro Marini. Il vice sindaco, quando è lì, rappresenta. Il PD presenta una mozione e il vice sindaco deve fare proprio. Il vice sindaco, quando è seduto. Quando è seduto sulla sedia del sindaco e non c'è Di Piazza, non è più il vice sindaco della Lega Nord, ma è il vice sindaco che rappresenta tutta la coalizione. Allora Declic, il titolo non si vedeva, ma insomma era duri e puri contro moderati, Lega e Forza Italia, che insomma su certi temi diciamo che non hanno la stessa posizione. Sì, ma secondo me è naturale, voglio dire, sia all'interno di un gruppo avere delle persone con delle caratterizzazioni diverse, sia all'interno di una maggioranza dove poi ci sono dei partiti diversi. La Lega, noi sappiamo, è il nostro principale alleato. Certe tematiche forse noi le reputiamo un po', certe prese di posizioni le reputiamo un po' rigide, ma io penso che un confronto, uno scontro a volte in determinate situazioni ci sia. Voglio dire, il caso delle unioni civili ha destato già un grande dibattito in precedenza. Ora il sindaco ha preso questa posizione, secondo me si può anche cambiare idea, penso sia una scelta di buon senso data a seguito proprio della decisione del TAR, e quindi l'equilibrio secondo me è una dote che è imprescindibile soprattutto per chi riveste un determinato ruolo. Probabilmente il sindaco Di Piazza ha ritenuto che non era più il caso di mettere muro, immaginando poi che un ricorso anche nella nostra regione avrebbe potuto portare al medesimo risultato. Di conseguenza, ripeto, i conflitti, tra virgolette, i confronti in famiglia ci stanno e possono portare tante volte a delle comprensioni che io sono convinta verranno poi chiarite. Altra telefonata, sentiamola, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Ascolti, se tanto si lamenta le file, 50 anni fa non tutti gli aveva la cassa malati. Mia mamma, per dirle una, era un amico che mi ha fatto meno 48, ma sembra già so fino al 79, mentre adesso per ogni monada dei dottori. Io onestamente non mi posso lamentare tutti quanti. Anche una volta mia mamma, quando ho dovuto mettere la mia a carico mio, che avevi il diritto del dottore. Se no ti dovevi pagare. Mio marito aveva un incidente nel 65 di calcare della vespa e doveva pagare solo la settimana dell'ospedale. Mentre adesso onestamente erano tutti disoccupati, non disoccupati, perché 50 anni fa non era così. Allora, inutile lamentarsi. Adesso ho anche problemi, qualsiasi roba, se vado dai dottori per il cuore, ho una brutta cataratta, sono di agosto sotto cura, siamo proprio ben abituati. Detto, ovvio, quando andai in privato soldi non avevamo e allora dovevamo ricorrere in ospedale, però
non possiamo dare la mentalità sempre, è colpa di quelli, è colpa di quelli. Siamo troppo ben anche abituati, ecco. Che 50 anni fa bisognava pagarsi se non avevi la cassa malati, se ti eri disoccupato, non te avevi il diritto del dottor. Dunque invece avevamo tutti. No. Va bene, grazie signora. Per fortuna oggi c'è. Esatto, per fortuna oggi questa forma di tutela, voglio dire, della salute, che è proprio il bisogno principale che abbiamo noi cittadini, è il nostro diritto proprio. E la tutela della salute è sancito dalla nostra Costituzione, penso sia un diritto fondamentale che fortunatamente siamo riusciti ad acquisire. È ovvio che è anche un problema, come ha detto la signora, questo della crisi, delle situazioni di povertà. Le persone non possono permettersi tante volte non solo di rivolgersi a cliniche private o a medici in via privata, ma sono addirittura in crisi per pagare gli stessi ticket, perché io sento delle persone che mi dicono: guarda, questo mese faccio una cosa, il prossimo mese studierò per farne un'altra, perché non sono in grado di pagare un ticket. Quindi anche questo scollamento della classe media verso il basso, e quindi verso, con un problema proprio della società attuale, genera tutta una serie di problematiche nelle persone che dovrebbero avere, dico io, dei servizi almeno proprio ritenuti indispensabili a portata di mano e facilmente fruibili. Invece c'è un problema proprio anche a fare indifferentemente le varie ecografie che ti vengono prescritte. C'è un problema sia economico che di tempistiche, perché ovviamente se vai privatamente hai l'esame in un tempo abbastanza breve, se invece devi paghi il ticket devi attendere magari 4-6 mesi anche per farti un'ecografia che poteva essere magari qualcosa di urgente e vista prima, quindi anche questo c'è da valutare. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Vediamo se recuperiamo. Prego signora. Allora guardi, io avevo già telefonato, innanzitutto quando è stato chiuso l'ospedale Maggiore sono stati eliminati tantissimi posti, facendo un ospedale a Catinara è stato il 10% dei posti letto che c'erano al Maggiore. Poi l'assistenza domiciliare, guardi che si danno da fare, che qualsiasi cosa che si ha bisogno, sono sempre solerti, anche se sono in pochi, sono sempre presenti, perciò l'assistenza domiciliare logico va rinforzata, però quelli che tuttora lavorano sono delle persone stupende, che sono sempre presenti al bisogno. Un'altra cosa, quante case di riposo ci sono a Trieste che ospitano delle persone anziane? Quando c'è un'emergenza, una dispnea o cose varie, viene chiamato il medico se c'è l'orario, quando c'è la guardia medica, se no bisognerebbe chiamare il medico della persona, no, si chiama l'ambulanza, perché c'è un pericolo che la persona praticamente abbia un collasso o qualcosa. Però i medici di base, che dei propri pazienti che sono nelle case di riposo, dovrebbero avere la disponibilità di venire a vedere queste persone quando vengono chiamati. Logicamente sarà per l'ambulatorio, sarà per l'orario che hanno o hanno finito il loro turno di lavoro, difficilmente vengono, e questo qua è una cosa molto importante, perché perciò se la persona verrebbe curata in casa di riposo e non servirebbe il trasporto all'ospedale. Ecco, e anche il fatto di trasportare il burro su, fare una struttura per il burro, fate una struttura per altri posti letti eventualmente, perché il burro ha sempre funzionato bene, non vedo il perché di portarlo su e costruire una struttura per mettere questi bambini. E dopo del burro cosa fate? Ecco, e del burro cosa fate poi? Lo lasciate lì a morire? Grazie, buongiorno. Grazie signora. Abbiamo parlato del burro anche negli scorsi giorni. Insomma, il trasferimento a Catinara è ormai inevitabile. Il problema è mantenerlo col suo stato dell'arte, diciamo, finché questo non succederà. Esatto, la cosa fondamentale in questo momento è proprio quella di mantenere al meglio il servizio nella sua specificità. E questo penso sia il punto fondamentale proprio nel passaggio del trasferimento a Catinara, che ormai è inevitabile. So che tanti si rammaricano ancora oggi per la perdita del burlo,
di dov'è fisicamente, proprio come collocazione, come sede, anch'io ero una di quelle che tutto sommato vedeva con piacere il Burlo come ospedale storico per i bambini, il nostro ospedale infantile collocato lì com'era. E fatto dell'evoluzione del progetto, i tempi sono cambiati, ormai il progetto parte e il Burlo a Catinara verrà trasferito inevitabilmente, non ci saranno sicuramente prese di posizione indietro, ormai il percorso è inevitabile, invece mantenere la specificità del servizio, questo è fondamentale e io mi auguro anche che a seguito di questo trasferimento proprio la situazione del servizio offerto dal nostro ospedale per i bambini migliori perché negli anni il Burlo è andato in qualche maniera declassandosi come ospedale, non dico tanto come IRCCS, come istituto di ricerca, ma proprio come impatto che ha un po' negli animi delle persone, ha perso diverse caratteristiche. Io mi auguro che queste vengano riacquisite, che ritornino dei medici, come è stato anche ventilato, che ritorneranno dei chirurghi pediatrici, anche perché sappiamo che quando ci sono persone pronte, capaci e preparate, allora la struttura prende sicuramente una rilevanza maggiore e funziona sicuramente meglio. Quindi il mio auspicio è proprio questo, che ci sia una miglioria anche con nuove specialità nel personale, anche perché a quanto mi risulta ci sono tanti bimbi in lista d'attesa per delle operazioni chirurgiche e penso sia proprio fondamentale avere degli specialisti per ritornare proprio a questa caratteristica che aveva il nostro ospedale, un ospedale ben improntato, un ospedale fatto da personale capace, in grado di affrontare tutte le situazioni emergenziali in cui i bambini possono venirsi a trovare, un ospedale che opera, che fa dei piccoli interventi ma molto delicati, un ospedale umano, vicino alle famiglie, vicino ai nostri figli, vicino a tutti i cittadini, anche perché quando sappiamo che un bambino sta male la famiglia, stanno male i genitori, stanno male i nonni, io dico per un bimbo che sta male va in crisi tutta una famiglia, certo, di base. Quindi il mio auspicio è proprio questo, no? Di ritornare, diciamo, all'epoca più bella che aveva il nostro ospedale, che veniva ricordato in tutta Italia proprio per questo, e proprio tutte le persone arrivavano qua da noi per questo motivo, perché il Burlo era un nome in tutta Italia, un nome che ora si è andato un po' perdendo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci sente? No, vabbè, abbiamo perso questa telefonata. Allora, chiudiamo questo blocco con un attimo, diciamo così, uno sguardo alla situazione sportiva e subito dopo il servizio andiamo in pubblicità perché oggi gioca la Triestina alle 14.30. Sentiamo anche il prepartita del nostro Bernardo Gullotta, insomma, per gli appassionati di calcio che questo pomeriggio andranno allo stadio Rocco. Noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Triestina Legnago Salus è il match che si giocherà domani allo Stadio Rocco per la 21esima giornata della Serie D Girone C. Gli ospiti veronesi occupano attualmente la metà esatta della classifica, i rossolabardati sono secondi a 10 punti dal Mestre. Mister Andreucci può contare su quasi tutti gli effettivi della sua rosa, eccezione fatta per Cecchi. Guai al polpaccio per lui e dunque è anche ampia la scelta in mano all'allenatore su come disporre la squadra in campo in vista di domani pomeriggio. Le ipotesi più probabili vedono la conferma di gran parte degli interpreti del match contro il Feltre. La novità sostanziale potrebbe essere Banegas, se non dal fischio d'inizio almeno con un minutaggio corposo tale da permettergli di mostrarsi al pubblico del Rocco e al suo allenatore. Dietro a lui qualche dubbio sulla fascia difensiva di destra, con Baic e Crosato a contendersi la maglia da titolare. Appare molto probabile lo schieramento di Franza e Dos Santos in attacco, anche se l'ipotesi Serafini non è da escludere del tutto. Il cambio di uno o più elementi comporta anche una modifica dell'assetto tattico iniziale. Uno schieramento a una punta e tre giocatori alle sue spalle è un'ipotesi studiata nell'ultimo periodo, ma l'opzione del centrocampo a tre con un trequartista riporterebbe a quell'ordine iniziale che ha lanciato la Triestina ad avvio campionato. Quello che è certo è che l'Unione in questa posizione di classifica ha un obiettivo che non perseguire sarebbe un gran peccato, ovvero quello di tenersi stretto il secondo posto e provare a inseguire il Mestre nonostante i 10 punti di differenza. Per questo la dirigenza è molto vigile sul lavoro del mister e sulla valutazione del miglior metodo
metodo di gioco per questa triestina. I tifosi hanno capito che la squadra è molto buona, qualche scivolone può sempre capitare, ma in linea di massima il segno della continuità potrebbe rappresentare l'elemento di forza per raggiungere gli obiettivi, pur sempre ricordando che questi ultimi sono cambiati nel corso delle giornate. Bentrovati, bentrovati in studio Sveglia Trieste con Manuela Declic, consigliere comunale di Forza Italia. Andiamo su altri temi ora, abbiamo visto dall'apertura della cronaca, cronaca locale del Piccolo, la carica di 22.000 cani, uno ogni 9 residenti. Nel 2011 erano 17.552 gli esemplari registrati alla specifica anagrafe comunale. 3 anni fa il salto oltre quota 19.000, la spinta della legge regionale del 2012. La città si conferma ai vertici in Italia per presenza di amici dell'uomo, debellato da tempo il randagismo. Poi però c'è la questione degli spazi, dove farli correre. Il capogruppo di Forza Italia Camber, in accordo con gli assessori Lodi e Polli, lancia la ricerca di nuove aree recintate per lo sgambamento senza guinzaglio, insomma per far correre sti benedetti cani. Effettivamente notiamo che quasi tutti, non dico quasi tutti, ma gran parte delle famiglie hanno a casa un amico a quattro zampe, il quale è praticamente quasi sempre un cane. E io qui volevo spendermi anche a favore invece di chi si occupa dei gatti e delle nostre colonie feline per ringraziarli, anche perché mentre abbiamo visto che non ci sono più casi di randagismo e abbiamo visto che i canili sono praticamente vuoti, invece il gattile di Cociani sta esplodendo, di gattini abbandonati ce ne sono tantissimi e quindi bisognerebbe avere anche una forma di tutela verso questi animaletti che comunque rappresentano un po' da sempre la nostra città. Io penso a tutti i video degli amici del dialetto dove vedevamo sempre i nostri rioni con ma da Cavana a Servola con i gattini e li reputavano i rioni felici. Lo stesso cimitero di Sant'Anna era sempre stracolmo di gatti, gattini che stanno scomparendo, gattini che tante volte vengono anche maltrattati e bistrattati dalle persone, quindi sono felice che ci sia questa tutela per i cani ed è giusto che ci sia per tutti gli animali, perché penso che il rispetto degli animali, come il rispetto del resto di cose e persone, sia la base di un buon vivere, di un buon vivere civile. Quindi benissimo, bene questo segnale. L'assessore Lodi ha detto che si stanno già impegnando a trovare queste aree di sgambettamento per i cani. Spero anche ci sia una particolare cura da parte dei proprietari per la raccolta delle deiezioni, che ahimè è un problema che continua a permanere in città, quindi un gesto di inciviltà e una mancanza di rispetto sia per la città che per i cittadini e per chi si trova a percorrere i marciapiedi quotidianamente. Quindi bene anche a questa iniziativa e un sostegno anche, ripeto, alle gattare, a chi si occupa delle colonie feline su base volontaria e propongo anche l'adozione dei gattini che sono nell'area di Cociani, perché anche loro sanno dare un affetto immenso a chi ha piacere, certo, di accudirli nella propria famiglia. Avevo un'altra telefonata in attesa, sentiamola. Buongiorno. Pronto? Pronto in linea ancora? Allora, non riusciamo a recuperare la telefonata, abbiamo parlato anche della situazione dei cani. Io volevo andare anche su un altro tema che abbiamo affrontato ieri, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si è parlato anche della situazione delle carceri. Allora volevo rivedere il servizio del nostro Bernardo Gullotta, che ha ben affrontato il tema per capire qual è la situazione, quali sono i provvedimenti da mettere in campo per risolverla. Eccola qua. Esiste un problema di risorse umane, soprattutto della polizia penitenziaria. Il carcere di Trieste ha bisogno di più personale, vive una situazione tutto sommato gestibile, ma ciò è dovuto grazie al grande lavoro e ai numerosi sforzi messi in campo dalle unità che vi lavorano. Emerge questo dal provveditore regionale per il Triveneto del sistema carcerario Enrico Sbriglia, che a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, celebrato questa mattina, si è soffermato sulla situazione del Coroneo, evidenziando differenti aspetti. La carenza di personale è il problema principale, a cui però seguono stime ottimistiche circa un'immediata
l'imminente arrivo di nuove unità. Il carcere di Trieste è un carcere che certamente soffre di ondate riferite agli arresti che per ragioni le più diverse e che riguardano l'area confinaria soggiace a questa situazione. Però va detto che gli operatori penitenziari tutti, dal carcere di Trieste, dal comandante al direttore, agli agenti, agli educatori, sono in grado di tenere botta. Dal Ministero stanno arrivando segnali positivi, per cui certamente ci saranno nel corpo della Polizia Penitenziaria nuove assunzioni e anche meccanismi di snellimento nella tempistica non solo dei concorsi ma anche della formazione degli stessi poliziotti penitenziari. Un discorso numerico che poi si sposta su quello relativo ai detenuti, oltre a un giudizio sul carcere triestino e una possibile situazione di sovraffollamento. Un sovraffollamento in senso corrispondente a quello che si pensava qualche tempo fa, no. Certamente però non ci sono quelle condizioni che noi vorremmo di migliore e ulteriore vivibilità dentro una struttura che è sempre conseguente a un calo complessivo dei detenuti, non soltanto per Trieste ma su tutto il Triveneto ma anche su tutto il territorio nazionale. Allora, parole di Sbriglia molto chiaro, no? Urgenza personale per le carceri. Effettivamente anch'io ero a conoscenza che c'è una carenza di personale della Polizia Penitenziaria in particolar modo e io desidero ringraziare pubblicamente tutti gli agenti di Polizia Penitenziaria che so adoperarsi quotidianamente sul territorio con impegno, professionalità e passione. Evidenzio anche la parola passione perché so che questi agenti ci mettono veramente il cuore nel svolgere quotidianamente il loro lavoro. Sono sempre presenti anche nelle situazioni più difficili e cercano veramente come risorsa umana di compensare in tutti i modi questa carenza di personale. Quindi veramente un grazie e spero ci sia proprio questa reciprocità per chi si dà da fare sul territorio. Loro si danno da fare per noi e noi dobbiamo in qualche maniera tutelare loro fornendo dei nuovi agenti e dando loro tutto il supporto necessario. Ricordo che quasi ogni legislatura si era fatto un sopralluogo al carcere per vedere qual era la situazione e penso che sarà buona cura del presidente della prima commissione Lipolis farlo anche questa volta, ma vedo che è un presidente molto attento alle realtà sul territorio e sono convinta avrà fatto anche questo per dare anche noi il nostro sostegno. Allora, altra telefonata, sentiamola, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Niente, purtroppo non ha atteso. Insomma, altro tema importante quello che abbiamo trattato di grande attualità. Declic, prossimi appuntamenti in Consiglio Comunale, prossimi consigli comunali. Allora abbiamo domani un Consiglio Comunale con Al Calleppino, abbiamo il termine del Consiglio Comunale che era rimasto in sospeso, è un nuovo Consiglio Comunale, avremo in particolar modo delle mozioni, due saranno particolarmente sentite, quella della Casa delle Culture e l'intitolazione a Doriana Falaci. Secondo me questi due saranno magari i temi più caldi dove ci sarà un dibattito. Doriana Falaci un dibattito relativamente più acceso, un'intitolazione di una via toponomastica, sì. Toponomastica, un'intitolazione. E quindi prevedo io che questi due forse saranno i due temi più accesi e poi avremo il regolamento della polizia urbana, ma quello andrà al consiglio dopo, quindi non verrà trattato, non ci sarà, no, deve fare ancora il passaggio in commissione, quindi penso che i passaggi in commissione verranno fatti questa settimana, quindi in consiglio comunale approderà quasi sicuramente la settimana dopo. Ora d'inizio, perché volesse magari anche seguire il dibattito? Allora, ora d'inizio alle 18:30. Mm-hmm. Okay. Alle 18, anzi, mi correggo, alle 18, poi 19:30 inizia l'altro consiglio. Allora, ancora una telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno.
Allora, abbiate pazienza per favore quando telefonate un attimo, magari non c'è la persona che risponde ma c'è la segreteria, quindi attendete un attimo se volete intervenire chiaramente in diretta. Allora, io lancio ancora il servizio sul basket perché oggi c'è anche la partita dell'Alma, poi andiamo in pubblicità e torniamo per gli ultimi 7-8 minuti assieme a Manuela Declic. Vediamoci cosa aspetta all'Alma questa sera alle 18 al Paratrieste. Siamo arrivati dunque al prepartita della gara contro la Tezenis Verona. Marco Legovic, partita chiaramente di cartello, una delle squadre più in forma del campionato, battuta a Mantova, Treviso e Fortitudo, quindi una bella gatta da pelare. Assolutamente, arriva qui un avversario molto ostico, reduce da 3 vittorie consecutive. E vediamo subito chi saranno i protagonisti di questa sfida. E dal playmaker, partiamo subito dal playmaker, Dawa Robinson, giocatore che non ha bisogno di tante presentazioni, ha giocato in tutta Europa, molte stagioni anche nella nostra massima serie, forte fisicamente, sicuramente sarà difficile da marcare quando prende velocità e si butta fino in fondo al ferro. Da guardia gioca un giovane molto interessante, Michael Frazier, giocatore dal grandissimo talento offensivo, giocatore di striscia che si accende in un niente e può fare molto male come fece all'andata andando molte volte a canestro. Da tre gioca Marco Portannese, uno dei migliori italiani del nostro campionato, un giocatore molto forte offensivamente ma anche in difesa fa sentire la sua presenza, bravo ad attaccare uno contro uno il ferro e a trovare canestri anche da tre punti su scarichi e su uscite. Da quattro gioca il giovane prospetto italiano Leonardo Totè, dotato di un'ottima mano mancina soprattutto dai tre punti e trova canestri in area da rimbalzo offensivo molto ma molto pericoloso. Da 5 gioca l'ex di turno, nostra ex conoscenza Dane Digliegro, giocatore che vorrà sicuramente tornare in spolvere in una partita importante come quella contro la sua ex Trieste, molto importante il suo apporto in fase di rimbalzi e in fase di roll all'interno dell'area. Dalla panchina subentra come playmaker il giovane Nicolò Basile, ex capitano di Pesaro in Serie A, attenzione al suo tiro da tre punti, poi il capitano Giorgio Boscagin, storico giocatore ormai da parecchie stagioni a Verona, e poi il reparto pesante, i lunghi che si alzano dalla panchina, David Berkic e Giovanni Pini, entrambi con esperienze in Serie A. Mi raccomando, apertura delle porte ore 16:30 all'Alma Arena, vi aspettiamo, inizio partita ore 18, non mancate. Bentrovati ancora per quest'ultima parte di Sveglia Trieste assieme a Manuela Declic, consigliere comunale di Forza Italia. Volevo affrontare anche l'argomento cultura per capire insomma quello che si sa a livello di programmazione delle attività culturali per il 2017 che è iniziato, ma in una città insomma dove si vuol spingere sul turismo, come ha detto a più riprese l'assessore Bucci, che ha parlato anche di turismo culturale, questo diventa un dato insomma fondamentale per programmare. Sì, effettivamente una città che ha un vantaggio geografico dovrebbe approfittare proprio di iniziative di ampio respiro culturali per cercare in qualche maniera di valorizzarsi e sponsorizzare e promuovere il proprio patrimonio. Quindi sul fronte del turismo l'assessore Bucci sta agendo su vari livelli per cercare di promuovere la nostra città sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista culturale. Penso sia proprio una delle risorse fondamentali su cui noi dobbiamo in questo momento puntare. Per quanto riguarda l'illustrazione del programma culturale, avremo proprio una quinta commissione questo venerdì che verrà a mezzogiorno, dove l'assessore Rossi ci presenterà questo programma. Ci sarà anche un riassetto organizzativo dei musei, abbiamo visto dei problemi sia degli orari, che tante volte aprono troppo presto e chiudono troppo presto, magari per posticipare l'apertura e posticipare poi la chiusura, consentendo a più persone di poterli visitare. Ci sarà una valorizzazione del castello di San Giusto. Si pensa proprio a un riassetto nuovo per il castello di San Giusto, dove c'è anche la volontà di far rivivere l'operetta. Iniziative di ampio respiro per quanto riguarda il Salone degli Incanti. A marzo la mostra con la collezione privata di Sgarbi, più di 200
e 50 opere, insomma ci saranno tante belle iniziative che verranno portate avanti. Forse è mancata una visione d'insieme, c'è molto da fare per quanto riguarda l'ambito culturale, il riassetto museale, la crisi che tra virgolette i musei stanno vivendo sia a livello di personale che a livello di promozione. Pensiamo anche al Museo Sartorio, al museo, uno che è abbastanza frequentato e secondo me gestito molto bene, il Museo di Storia Naturale, anche per i nostri bambini. Comunque proprio ha una valorizzazione del nostro patrimonio che sicuramente verrà portata avanti. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Niente, non è passata evidentemente la linea, forse c'è qualche problema anche da parte nostra nelle linee telefoniche in quest'ultima parte di trasmissione. Quindi insomma, fronte culturale insomma, su cui tenere alta l'attenzione, ci sarà questa anche un'audizione in Consiglio Comunale su questo fronte? No, non ci sarà un'audizione in Consiglio, sarà semplicemente l'assessore che verrà intanto ad illustrare alla quinta commissione venerdì questo programma culturale. E anche la riorganizzazione proprio dell'assetto museale. Ecco, prima parlavamo del Consiglio Comunale, andando agli argomenti, il prossimo appunto andrà poi ad affrontare il discorso del regolamento della polizia locale, no? Un tema sul quale si è dibattuto molto, i passaggi nelle circoscrizioni sono stati un po' turbolenti, però insomma è stato uno strumento che magari verrà corretto forse il tiro su qualcosa, esatto. Ma che si vuole portare avanti. Uno strumento che si vuole portare avanti, si sta arrivando a una forma di mediazione, adesso è andato in giunta con le osservazioni proposte proprio dalle circoscrizioni e penso che più di qualche proposta è stata accolta. Io non ho visto ad oggi il testo come modificato a seguito delle osservazioni e delle circoscrizioni, poi se queste non basteranno ci saranno degli altri emendamenti, delle altre modifiche in sede di commissione. Io penso che verrà fuori comunque un testo di buon senso e ragionevole, forse adesso aveva un impatto un po' troppo rigido, per questo si erano sollevate varie parti sul testo così come era fatto. Invece penso verrà modificato, si troverà una linea comune e verrà fuori un testo abbastanza condivisibile, almeno condiviso dalla maggioranza, questo è il mio auspicio. Certo, insomma, quindi qualche limatura sarà possibile. Qualche limatura sarà sicuramente fatta, ripeto, già in questo primo passaggio sono convinta che è stata fatta dalla Giunta, perché ripeto, le osservazioni sono arrivate da tutte le circoscrizioni, quindi comunque non si possono ignorare per quanto mi riguarda, e poi ci saranno anche degli emendamenti, probabilmente anche della maggioranza, ci saranno anche emendamenti dell'opposizione che verranno valutati per un testo che, dico io, deve risultare comunque equilibrato. Certo, insomma quello che viene, insomma, è stato un po' richiesto credo anche dalle varie circoscrizioni, sì. nel passaggio del regolamento sulla polizia locale, la quale tra l'altro sentiamo spesso anche in collegamento nel corso del nostro telegiornale di Sveglia Trieste, proprio per dare tutte le informazioni sul traffico e viabilità. Allora, io ringrazio ancora il consigliere Declic per essere stata con noi, ricordiamo ancora domani il Consiglio Comunale alle ore 18 su diversi temi, Casa delle Culture, intitolazione della via, e poi si inizierà diciamo il Consiglio successivo, ma non ci sarà il dibattito no, questo deve, no, perché andrà sicuramente la settimana dopo sul nuovo regolamento. Benissimo, allora è tutto per questa mattinata con Sveglia Trieste, grazie per essere stati con noi, arrivederci ai prossimi appuntamenti su Tele4. Grazie, arrivederci a tutti e buona domenica.